Arriva. Allora, buongiorno, sono Mario Salvatori, sono uno degli organizzatori di Security Summit, grazie di essere qui con noi. È una bellissima occasione questa mattinata perché non solo presentiamo una nuova edizione del nostro rapporto che abbiamo realizzato a cavallo tra autunno e primavera con una lunga serie di esperti che ci ha aiutato a disegnare lo stato della security in Italia con numeri freschissimi, con considerazioni di grande interesse, ma è anche l'occasione importante perché abbiamo degli ospiti di primissimo livello coi quali ragionare sui temi dell'innovazione, dell'agenda digitale, quindi del futuro del nostro paese, una parte importante dell'economia del nostro paese. Quindi grazie a voi di essere presenti e grazie a tutti i relatori di essere con noi. La mattina è condotta da Gigi Tagliapietra, che è presidente del Clusit, a cui va il mio personale sentito ringraziamento per la sua disponibilità. A te il via, in attesa che ti arrivi la seggiola. No, ma sai che io sono un casinista, no? Non si vede. E quindi sono, poi fa bello, no? Cioè, dal punto di vista anche fotografico, eccetera. Se no non ci entriamo nelle foto, no? E, no, grazie per essere qui e direi che apriamo proprio questo Security Summit 2012 con una cosa importante, io credo, il fatto di portare a Roma il rapporto con un'edizione aggiornata. Tutti i dati di ricerca sul cybercrime sono aggiornati al 30 aprile, quindi a 35 giorni fa. Questo perché? Perché vogliamo aiutare il mercato a riflettere sul fatto che quando si parla di security, leggere i dati dell'anno scorso, di 2 anni fa, davvero non ha molto senso. Non ha molto senso perché bisogna sviluppare un'attitudine a guardare il mondo com'è oggi, com'è adesso, com'è ieri mattina e soprattutto come sarà domani mattina, perché altrimenti non abbiamo la percezione di quanto sia difficile per tutti affrontarlo, ma certamente impossibile se continuiamo a leggerlo con stereotipi che per qualcuno sembreranno estremamente moderni, ma per noi che ci siamo dentro diventa davvero completamente fuorviante, come guardare la realtà con occhiali che ci distorcono totalmente. Quello che cercheremo di fare proprio questa mattina, grazie alle persone che abbiamo convocato qui e che ringrazio intanto primo colpo tutti insieme, sarà proprio questo: partire dal rapporto Clusit che vi invito a leggere, ma soprattutto a usare. Sappiate subito che non è un rapporto fatto per noi, nel senso per parlare di tecnica, di tecnologia. Per quello ci sono i corsi, ci sono i workshop, eccetera. Questo è veramente uno strumento di lavoro che aiuti voi a parlare con i decisori nelle aziende, con le persone che hanno scritto questa parola pesantissima, vero Matteo? Responsabile security. Diciamocelo. Qualcuno bisognerebbe guardarlo negli occhi e dirgli: de che? Responsabile? Sicuro? Vi ricordo che responsabilis vuol dire capace di dare risposte. Quindi una persona è responsabile nel momento in cui è capace di dare una risposta. Credo che tutti conosciamo qualcuno che pensa sia un titolo onorifico e non davvero una grande, immensa rogna che si prende chi ha questo titolo. Quindi il rapporto ha questo scopo, questo compito di dare la possibilità a voi, a tutti, di aprire un discorso basato non sulle chiacchiere ma su fatti concreti. Vi cito un caso: abbiamo chiesto appunto al dottor Apruzzese, responsabile della
polizia delle comunicazioni, se voleva darci un contributo. E di solito cosa accadeva in questi casi, no? Che arrivavano le tre slide, il panegirico, avete presente, no? Invece ci è arrivato un documento interessantissimo, direi esclusivo, non si era mai visto un rapporto così documentato e preciso di quella che è il mondo che loro vedono. Ma è grazie a questo che noi possiamo pensare poi di parlare con il mercato in termini rigorosi. Lo ringrazio davvero per questo contributo, perché è quello che ci serve, è quello di capire com'è fatta la realtà con cui ci confrontiamo tutti i giorni. Non ci piace, e vabbè, lavoriamo a cambiarla, ma se non partiamo da questo non andiamo da nessuna parte. Questo è il contributo. Il secondo elemento fortissimo è che il rapporto è stato scritto da noi, dai soci clusi, da gente come voi, quindi da gente che è nel mercato e che quindi non prende la classica relazione o studio di mercato di Gartner, di IDC, CTRL C, CTRL V, convertitore su Google per tradurlo in italiano, la Fortune 500, ma lo che bip stanno le Fortune 500, ma di che? Se noi non abbiamo il coraggio di parlare dell'Italia in cui siamo, se non so se quegli altri sanno neanche dov'è Avellino, no? Capisci? Però c'è Avellino, finché un altro evento non ti cancella ci sei, no? È di questo che dobbiamo parlare. E allora a chi andarlo a chiedere? Andiamo a chiedere a chi in questo mercato c'è, dai vendor, dai professionisti, dagli utenti, dalle istituzioni, da che ci sono io, sono 6 anni che sono alla Villa del Clusi, che facciamo questo gioco della verità. Se noi non cominciamo a dire la verità a noi stessi rispetto al mercato e alle difficoltà che abbiamo di fronte, noi non riusciremo mai ad aiutare questo paese a crescere. Credo che questo sia il grande compito che ci siamo dati e che continua con questo rapporto, e oggi cerchiamo di partire proprio da qua, ancora una volta invertendo l'ordine dei fattori. Io la prima cosa che chiederò ai miei ospiti sarà: cosa abbiamo davanti? Di solito questa è la domanda che il bravo presentatore si tiene alla fine, no? Io invece me la gioco subito, perché è solo capendo cosa abbiamo davanti come sfide se possiamo pensare di prendere oggi le decisioni giuste. Se noi non abbiamo la minima idea di quanto sia complesso, di quanto sia pericoloso il mondo, continuiamo a stare rivolti al passato. C'è una bella definizione classica che dice, sapete, si dice sempre abbiamo lo sguardo nel futuro. In realtà i classici dicevano noi andiamo verso il futuro con le spalle, perché l'unica cosa che vediamo è il nostro passato, quindi nulla sappiamo. E invece il tentativo è quello proprio di girarci, di guardare, grazie a questo approccio molto concreto e pratico alla vita di tutti i giorni, guardare verso il futuro. Quindi io partirei proprio con Antonio Pruzzese, direttore della Polizia Postale e delle Comunicazioni. La domanda sarà uguale per tutti, cioè dal vostro punto d'osservazione, a 2 anni, 3 anni massimo, non facciamo robe più lunghe, quali sono le aspettative più grosse che avete? Quali sono da una parte i pericoli più grossi, reali, che state vedendo, e cosa dobbiamo tutti insieme fare per impedire, così come c'è stato, impedire la catastrofe finanziaria, no? A un certo punto sono detti, oh ragazzi, fermi tutti, mettiamoci assieme, facciamo sta roba se no andiamo. Dal punto di vista della security, nei prossimi 2 anni qual è la sfida più grossa e cosa dobbiamo cominciare a fare adesso per evitarlo? Prego. Buongiorno a tutti. E le domande mi sembrano una bellissima sfida e una decisa provocazione. E io
proverei un attimo ad invertirle, nel senso partirei sommariamente, sinteticamente con la seconda parte. Quello che dobbiamo fare è fare spalle comuni, sostanzialmente, creare sinergie e alzare la sensibilità sulle tematiche della sicurezza in questo mondo. Perché i pericoli, adesso passo poi alla seconda parte, i pericoli si stanno, ecco, a due anni da questi 2 anni in cui ci viene richiesto di esaminare per vedere cosa di nuovo c'è stato, hanno fatto trapelare degli scenari che sono assolutamente poco tranquillizzanti. Il mondo delle imprese è il mondo che è in primo luogo, in prima battuta, esposto, più esposto e direttamente esposto a questo tipo di pericoli. Questi pericoli investono e riguardano un po' tutti. Noi abbiamo un orizzonte di largo raggio perché copriamo tutto, diciamo, l'aspetto sociale del problema, e quindi per essere chiari veniamo chiamati in causa dalle problematiche che riguardano i giovani, le classi più, le fasce di popolazione più sensibili, più vulnerabili, e quindi i giovani, e lo sono e sono molto esposti, e per vicende che non sono più quelle classiche di un tempo legate alle possibilità, ai rischi di abuso sessuale, così come era fino a qualche tempo fa, perché la situazione sta mutando totalmente, perché i nostri ragazzi sono esposti adesso a una duplice forma di insidie in questo nuovo mondo, che li vede, perché li vede esposti paradossalmente come vittime dirette, ma anche come vittime indirette, perché molto spesso stiamo notando un elevatissimo numero di giovani che, tra virgolette, delinquono senza neanche rendersi conto di quello che stanno combinando. Quindi, oltre a queste fasce particolari, fasce sociali particolari molto vulnerabili, il settore aziendale, il settore delle imprese è quello che è più esposto. È più esposto perché oggi deve basare sostanzialmente la sua ragione di sopravvivenza nell'utilizzo delle nuove tecnologie. E il pericolo incombe su tutti quanti noi, perché se si diffondesse una sensazione di insicurezza oggi, per quel che concerne l'utilizzo di queste tecnologie, sarebbero guai seri, ma guai veramente seri. A questo punto viene fuori il ruolo istituzionale di una istituzione quale la polizia. Il Ministero dell'Interno ha compreso appieno questo rischio enorme, il pericolo veramente grande della possibile diffusione di una sensazione di insicurezza generalizzata, e sta cercando di dare tutte le accelerazioni possibili per cercare di fronteggiare questa minaccia. Come fronteggiare? Fronteggiare con, ripeto, far spalle comuni, inventarsi forme di cooperazione pubblico-privato, tra istituzioni, far elevare la cultura della sicurezza, far comprendere a tutti che sono giocattoli bellissimi, strautili, fondamentali ed indispensabili, ma che richiedono un approccio estremamente cauto ed attento, perché i guai che possono provocare potrebbero essere molto molto più seri dei vantaggi che ci portano in prima battuta. Perché diciamo questo? Perché riappropriandoci un attimo di quella che proprio sta nel nostro DNA istituzionale, quindi il problema della prevenzione, perché fondamentalmente è un problema di prevenzione. Casi di attacchi informatici sono frequentissimi. E noi però li vediamo come un momento di, scusate la crudezza del termine, un momento di fallimento. Cioè nel momento in cui ci troviamo la denuncia, e comincia un percorso
duro, doloroso e senza esiti certi, perché bisogna andare a cercare criminali che sono chissà dove, perché bisogna recuperare prove attraverso dei sistemi complicatissimi e poi non abbiamo alcuna garanzia di poter arrivare a una finale condanna degli autori di questi fatti. E quando anche ci arrivassimo, le possibilità di ristoro di chi ha subito il danno non sarebbero minimamente soddisfatte. Ecco perché la prevenzione diventa un momento essenziale. Noi dobbiamo evitare, dobbiamo cercare di ridurre al massimo l'accesso ai nostri uffici di persone, di cittadini che vengono a denunciare, perché vuol dire che il danno c'è stato, lo strappo, la lacerazione c'è stata e purtroppo è seria. E vi assicuro che ultimamente i numeri, come si evince chiaramente dal rapporto, fanno intravedere nettamente questo trend in forte ascesa. E noi dobbiamo sviluppare forme di prevenzione congiunta. Ripeto, la prima e la più importante è quella di alzare i livelli di sensibilizzazione verso il fenomeno. Facendo un riferimento con quella che è un'attività di polizia molto, diciamo, reale, assai poco virtuale, è proprio terra-terra, di territorio in senso proprio, uno dei consigli più importanti che non ci stancavamo mai di fornire all'approssimarsi delle vacanze estive per cercare di evitare il flagello dei furti delle case lasciate disabitate per le partenze per le vacanze, era quello di dare la prima raccomandazione: mi raccomando, ci raccomandiamo, ricordatevi di chiudere porte e finestre. L'acqua calda, però per esempio le statistiche ci avevano insegnato subito che almeno il 50% dei furti avvenivano perché si era lasciato la finestrella aperta per permettere al gatto di entrare ed uscire, perché i fiori così potessero prendere aria. Ecco, se noi cominciamo a fare prevenzione sui grandi numeri, possiamo ridurre l'incidenza dei fatti negativi. È chiaro, e l'abbiamo sempre sostenuto, che se una banda iperagguerrita vuole attentare a una villa munita dei più sofisticati sistemi di allarme, batti e ribatti, prima o poi ci arriva. Noi dobbiamo alzare le difese medie, ricordandoci sempre che se più facile è aggredire, rubare in un certo contesto, e più saranno i ladri che accorreranno verso quel contesto. Se alziamo i livelli, le difficoltà scoraggeranno l'aggressione in quel punto. Qualche riferimento concreto alla realtà che ci si para innanzi, che è qui entro in un discorso assolutamente, ritengo, condiviso dalla maggior parte dei presenti in sala. Qual è la situazione che oggi si profila? Quali sono le ultimissime novità intese in senso di proiezione di rischi? Un discorso che riguarda sia le macchine, parliamoci in termini tecnici, l'hardware, sia la gestione delle informazioni, quindi il software, e sia una caratteristica generale delle nuove tecnologie. Cominciamo dalle macchine. Oggi l'idea di computer sta per essere completamente sovvertita, perché abbiamo la cosiddetta invasione del mobile. I computer si stanno moltiplicando perché si moltiplicano in maniera incredibile i telefonini, perché ogni telefonino diventa computer. Questo non è stato ancora completamente e profondamente assimilato da tutti, e quindi l'accesso, l'utilizzo a queste macchine non avviene sempre con tutte le cautele del caso. Ed è immediatamente intuitivo comprendere quali grandi rischi scaturiscano per un utilizzo superficiale di questi mezzi. Sono computer, ma alle volte ci dimentichiamo che lo sono. Stiamo cominciando a rilevare attacchi specifici sui cellulari,
quindi non più mirati alla macchina fissa, al computer tradizionale, ma sul cellulare, e quindi potete immaginare quali buchi, quali falle possono generare una poca attenzione nella gestione di questi apparecchietti. Primo aspetto. Aspetto, diciamo, delle informazioni, del trattamento delle informazioni. Paradossalmente, se da un lato assistiamo a questo moltiplicarsi enorme delle possibilità di punti di accesso alla rete, telefonini che fioriscono da tutte le parti, dall'altro stiamo assistendo a nuove, quasi opposte, diametralmente opposte, tendenze che portano a centralizzare in luoghi remoti enormi quantità di informazioni. È la grande problematica del cloud. Ed anche questo è un altro mondo ancora al momento assolutamente inesplorato, che però deve farci riflettere attentamente sulla tutte le problematiche di sicurezza che può portarsi dietro. Da ultimo, un'altra è la caratteristica, ecco, la caratteristica stessa delle ultimissime tendenze nel mondo della gestione delle informazioni, che viene chiamata globalizzazione o interconnessione globale. Oggi si tende, ma è la logica stessa dei sistemi che lo richiede, si tende a creare sistemi interconnessi, sempre più interconnessi. Come noi cerchiamo di realizzare queste forme di interconnessione in materia di sicurezza, di farci le spalle, mettere le spalle spalla a spalla, altrettanto i sistemi devono cercare di interloquire gli uni con gli altri, se no viene meno la logica del sistema. Ma questo è un problema enorme, perché sapete bene che se poi si apre una finestrella nell'ultimo angolino più remoto del mondo, che però mi porta nella rete sotterranea che porta in tutto il mondo, il guaio è fatto. Ecco, queste io direi che sono le tre realtà vere, nere, che si profilano all'orizzonte e che richiedono fondamentalmente un impegno fortissimo, perché di contrasto. Grazie. Grazie, 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 grazie. Ma devo dire che in questo ci si riconosce, perché in tutti i convegni, io ho avuto modo di partecipare come rappresentante del Clusit ai convegni europei, ai gruppi di lavoro in realtà. È da anni che al nostro livello, insomma a livello di esperti, si ha la percezione del trend e della difficoltà. E quindi approfitto della presenza di Paolo Campobasso, che è Senior Vice President e CSO, che tra l'altro mi piace perché Chief Security Officer, no? Perché uno è responsabile, officer, cioè mi sembrano due suoni, non è che ce l'ho con te, va. Però capite che già nell'officer c'è un messaggio chiaro: me comando, te obbedisci un pochino, perché poi la security non è solo una situazione di raccomandazioni per il tuo bene, no? Quando un figlio sta per attraversare la strada, non è che apri un dibattito e gli apri sulla storia dell'automobile e gli dici attenzione che fa molto male essere trapassati da una Audi, eccetera, no? Imprechi, no? Gli dai uno strattone, non lo fai, punto e basta. Volevo chiedere, appunto, dall'ottica di una grande azienda come Finmeccanica, se è possibile, oltre che vedere lo scenario, vorrei un rapido commento, ma poi ci torniamo perché tanto abbiamo il tempo, sul fatto che nelle grandi organizzazioni, mi si perdoni il francesismo, le stronzate si amplificano. Il bring your own device, che dice, oltre a non avere regole, in più ognuno si porta in casa, in azienda, il proprio oggetto, così è vero risparmiamo 2 lire sugli acquisti, ma qualche problemuccio dovrebbe crearlo, che ne pensa? Beh, innanzitutto grazie di questa introduzione, e come dico sempre, è sempre più difficile parlare dopo l'amico Antonio, perché per la sua competenza e oltre che la mia amicizia nei suoi confronti. Allora, innanzitutto, vabbè, l'officer, perché essendo io un ex militare mi sono portato dietro quello, e quindi ovviamente. E, però mi manca la parola responsabile, quantomeno non è nel titolo, quindi forse non sono così abile nella risposta. Oltre che essere abili nella risposta,
che deve essere chiara e puntuale. Credo che i responsabili della sicurezza devono essere anche capaci di saper dialogare col management il loro linguaggio. Quello che io mi sono spesso trovato di fronte, persone estremamente competenti, ma che avevano una seria difficoltà di far comprendere magari qual era il vero senso della situazione che stavano affrontando a chi poi è il vero decisore di ogni azienda, cioè l'amministratore delegato. Ha toccato un punto importante. Il capo della sicurezza, il responsabile, scusate, un po' di raucedine, quindi berrò molto. Il capo della sicurezza non è necessariamente un consigliore dell'amministratore delegato. Spesso e volentieri deve prendersi in carico delle responsabilità molto pesanti direttamente e, perché no, certe volte anche imporle all'interno dell'azienda. Per ottenere questo deve avere una sua credibilità e ovviamente deve avere un rapporto di estrema fiducia all'interno del gruppo manageriale. Questo dipende anche da vari fattori, da quanto l'azienda crede nel ruolo, nella funzione, nell'incarico che deve essere portato a termine e quindi anche nel posizionamento della funzione all'interno dell'azienda stessa. Queste cose si conquistano, non vengono necessariamente solo assegnate, ma devono essere frutto di una credibilità che ognuno di noi deve mettere in piedi con la sua storia, la sua capacità di dare una risposta seria e coerente con le esigenze dell'azienda. Parlare di questi temi vorrebbe dire veramente dedicare non minuti ma probabilmente le giornate intere. Fimeccanica, io sono obiettivamente dall'inizio dell'anno all'interno del gruppo e ho la fortuna, e tale ritengo che sia, che in una vita professionale ho avuto modo di fare altre esperienze. E questo è forse uno dei primi consigli che io darei a delle persone che vivono in un mondo estremamente complesso quale quello della sicurezza. E vivere nello stesso ambiente per molti anni tende necessariamente a far guardare le cose e a non vederle più. E la differenza tra i due verbi, vi posso garantire, è molto importante. Avere invece una freschezza di approccio all'interno delle organizzazioni complesse tende a far diventare le persone osservatori molto più attenti e quindi a usare il termine vedere le cose più che a guardarle, perché da tanti anni ce le abbiamo di fronte e siamo abituati a gestirle. Nello specifico di un'azienda complessa quale Finmeccanica è, devo dire che in questi sei mesi, poco meno di sei mesi, non mi sono fatto mancare niente e quindi di esperienze obiettivamente le ho anche maturate, quelle che ho maturato prima le ho dovute mettere subito in piedi e a disposizione dell'azienda proprio per rimettere in piedi alcune situazioni che magari forse per una staticità legata a quell'aspetto che dicevo prima, cioè il guardare le cose, magari non si riuscivano più a gestire proprio per il fatto che erano presenti da tanto tempo. Però questo ha portato anche in poco tempo a dare, come dire, una svolta importante, anche perché, lo dicevo prima in quella breve intervista che ho fatto, una grande azienda ha due doveri fondamentali. Il primo è quello ovviamente di essere molto capace di difendere molto bene se stessa. Però non dobbiamo dimenticarci che una grande azienda diventa necessariamente un riferimento anche per le aziende piccole e medie e guardiamo la nostra struttura nazionale che obiettivamente al 90% sono aziende piccole e medie. Quindi un'azienda quale Finmeccanica, ma non solo, ovviamente io dico che ce ne sono decisamente altre, potremmo parlare Eni, Pirelli, insomma una serie di
comunque di aziende che rappresentano la stratificazione dell'impegno industriale nazionale, deve vedere queste organizzazioni e i membri della sicurezza di queste organizzazioni coesi alla costruzione di un sistema. È un sistema di difesa. È un sistema di difesa che non può essere e non può vivere all'interno della singola azienda o necessariamente utilizzando i singoli sistemi aziendali. Questo è un mantra che io mi porto ormai da tanti anni e non perdo occasione di enunciarlo in qualunque occasione mi viene data la possibilità di poterlo esprimere. Ma lo allargo a quello che è l'altro criterio fondamentale che deve essere oggetto del nostro lavoro, cioè la collaborazione anche con le forze dell'ordine preposte a questo lavoro. Perché ovviamente il pubblico ha degli strumenti che il privato non può ovviamente avere. Ed è l'insieme di questi interessi nella difesa del sistema nazionale che rende le aziende stesse più forti. Ovviamente i riferimenti li faccio anche legati a una mia precedente esperienza. 11 anni in una delle più grandi corporate al mondo, che è stata GE, mi hanno insegnato questo. Un'azienda come General Electric, con 370.000 persone al mondo, che ha un'organizzazione, e mi riferisco anche della sicurezza, molto capillare e ben strutturata, di cui mi sono onorato di farne parte, aveva una fortissima correlazione con le istituzioni pubbliche. Io dovunque andavo nel mondo, la prima visita era all'ambasciata, di qualunque paese io fossi in visita per lavoro. E la mia prima ovviamente attività era andare a salutare i rappresentanti, i quali venivano da me e dicevano cosa posso fare per lei. E quindi questo era già un primo approccio per capire quanto il sistema pubblico e ovviamente quello privato, ma fortemente inserito nel sistema nazionale, fosse importante. Non voglio scantonare la domanda, perché ovviamente il riferimento era quanto anche all'interno di una grande azienda sia necessario rivedere determinate dinamiche di comportamento anche dei dipendenti che portano, come si diceva, oggetti privati. È molto semplice, qui alcuni colleghi che mi conoscono sanno che è stato vietato e quindi abbiamo tracciato una linea. E questo ovviamente per impedire che questo possa generare delle commistioni tra le legittime e individuali esigenze, ma queste sono fatte su strumenti appunto privati, e invece quelle che devono essere gli strumenti aziendali, che devono avere una copertura completamente diversa. Si parla di attaccanti, ovviamente giustamente il dottor Prosese ha fatto riferimento a quella che è una criminalità, e però giustamente non ha fatto riferimento a una specifica criminalità. Perché? Perché ovviamente, naturalmente, quando poi si parla anche di pedopornografia, di cui conosciamo la devastante minaccia, io che invece lavoro in un settore che è quello della difesa e della sicurezza, mi rendo conto che il mio nemico probabilmente, ovviamente, ce lo auguriamo, almeno quello, non è il pedofilo fino a questo momento, ma è l'interesse di stati diversi dai nostri, quindi attenzione al livello di cui sto parlando, che sono interessati alle nostre informazioni. E quando parlo di stati, non è un segreto per nessuno, e soprattutto in questa stanza, sappiamo benissimo che ce ne sono diversi, uno in particolare è la Cina, che ha delle regole molto diverse da quelle europee, e se andiamo a Chengdu sappiamo che ci sono delle strutture militari che in maniera organizzata lavorano 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, soltanto per cercare di entrare in sistemi informatici di aziende che possono essere
di loro interesse. Ovviamente i risultati, come dico sempre, la lotta nel mondo dell'informatica non fa né rumore né feriti e non ci sono tracce, non si vede fumo, la famosa pistola fumante qui purtroppo non c'è. Ma diciamo che il fumo potrebbe esserci perché un attacco informatico, lo abbiamo anche visto recentemente in alcuni report, può essere prodromo di un attacco, perché no, anche reale, militare tra stati, perché le legislazioni si stanno adeguando a quelli che sono gli attacchi informatici. E lo stiamo vedendo in tutte le salse. L'organizzazione ovviamente di una grande azienda che è molto esposta in questo settore deve essere capillare e purtroppo inflessibile. Non ci sono vie di mezzo su cui poter trattare su un argomento così delicato qual è la difesa dei sistemi, ma soprattutto delle informazioni. La grande cooperazione che deve esserci, secondo me, è quello che molte aziende, e ancora oggi, e sono convinto in questa sala, molti di voi che la rappresentano, la collaborazione tra strutture è ancora un percorso da mettere in piedi. E lo dico addirittura, figuratevi, all'interno della stessa azienda, dello stesso gruppo. Gruppi complessi di solito sono formati da tante aziende, da più anime. Questa è la vera sfida di chi vuole cambiare le dinamiche e soprattutto i risultati che dobbiamo portare a casa. Non è possibile immaginare un sistema di difesa a cellule separate. Se volessimo fare un paragone in questo momento che può servire a contribuire, il sistema anarchico che in questo momento ha fatto di Fimeccanica un suo oggetto ha un punto di forza, che le sue cellule non sono collegate tra di loro e che quindi vivono in maniera separata, e una attiva l'altra non perché c'è un dialogo, ma perché c'è una forma di attivazione dagli esempi che vengono messi in campo. Questa è una struttura che ovviamente all'interno delle grandi aziende non può essere accettata, anche perché per potersi difendere da queste attivazioni che diventano automatiche, i grandi gruppi, ma io dico anche le piccole e medie aziende, devono organizzarsi al contrario per stringersi ancora di più e rendersi ancora più forti nella difesa. I grandi gruppi hanno anche un altro dovere, come dicevo prima, aiutare i piccoli, le piccole e medie, e quindi diventare erogatori di un servizio, perché no, di un sistema che le aiuti a mantenere la loro competitività sul mercato. Fantastico. Adesso passando la parola a Matteo Cavallini, che è il responsabile dell'area security di Consip. Questi due suggerimenti che venivano prima sulla collaborazione, è ovvio che Consip rispetto alla pubblica amministrazione, non tanto quella centrale, ma ricordo che noi come Clusit, quando abbiamo lavorato in Enisa per dare pareri su cosa bisognasse fare, io in particolare, avendo fatto l'assessore, ho detto: ci sono in Italia 8.100 comuni, in Europa ci sono più di 100.000 enti locali territoriali. Non c'è speranza di costruire un sistema di difesa a livello europeo se non li coinvolgiamo tutti, se ogni città, ogni comune, ogni acquedotto, ogni scuola non diventa parte del sistema, che è quello che ci ha appena detto il dottor Campobasso. Tu come lo vedi questo? Quanto è difficile come Consip entrare e guidare e aiutare le piccole realtà? Allora, innanzitutto voglio portare il messaggio del mio amministratore delegato Domenico Casalino, che purtroppo oggi per impegni sopravvenuti non è riuscito a essere qui con noi, e
i motivi sono un po' quelli che stava raccontando adesso Gigi Tagliapietra, perché proprio per questa centralità di Consip in questo momento così critico, no? C'è una fitta serie di incontri e di messa a punto di nuove strategie proprio per cercare, no, di ottimizzare il più possibile. Io volevo partire un pochino dalla domanda iniziale che aveva fatto Gigi Tagliapietra, perché mi sembra assolutamente interessantissima il fatto, no, di guardare in qualche modo solo al nostro passato, no? Essere in qualche modo con le spalle rivolte al futuro. E se ci fermiamo un secondo a riflettere, questo è esattamente quello che è successo quando è stato pensato internet, la rete, cioè chi ha poi fatto no, i vari papà delle varie componenti certamente non avevano in mente ciò che è oggi, no? e questo fatto di non averlo in mente all'atto della no, della creazione, della progettazione, comporta adesso il fatto che noi ci troviamo a basare grandi parti della nostra vita, della nostra economia, della nostra sfera proprio di interazione, di comunicazione, su dei mezzi che in realtà sono stati pensati per tutt'altri scopi, o comunque per certamente per ampiezze che non sono certamente confrontabili. E diciamo, la distanza siderale che c'è tra quel momento e questo momento è anche data da cose a cui stiamo assistendo in questi giorni. Si citavano prima la Cina, il dottor Campobasso, no, ci dava questo scenario su questo grande paese, no, che ha questa capacità di organizzare e soprattutto questa volontà molto ben determinata. Ma guardando a quello che è uscito in questi giorni, e quindi con le dichiarazioni di Obama riportate dal New York Times in maniera peraltro non perfettamente chiara e conseguenziale, ma insomma il fatto che ci sia stata una sostanziale ammissione del coinvolgimento di strutture militari americane e israeliane nella costruzione di quello che è stato Stuxnet, e quindi il fatto di vedere internet con diciamo, una connotazione che è di fatto amplia, no, al scenario anche col fumo in questo caso, no? Nel senso che siamo arrivati molto vicini ad avere il fumo, ci apre degli scenari che sono assolutamente, no, difficili. I prossimi due anni è difficile interpretarli, no, alla luce della velocità con cui stanno cambiando queste cose. E quindi per cercare poi di arrivare a condensare alcune idee e a cercare di capire perlomeno noi dal nostro punto di vista dell'Italia, del nostro locale in questo globale, no, come cercare di muoverci. Io tutte le volte che prenderò la parola in questa tavola rotonda dirò più o meno la stessa cosa, e mi perdonerete, sarò un po' come Catone, no, che batteva sul Cartago dell'Enda Est, ecco. Devi portare i fichi però. Sì. il Cartago dell'Enda Est per me sarà il CERTA nazionale. Da questo snodo passano tutta una serie di capacità che il nostro paese deve riuscire a ottimizzare. Noi abbiamo grandi capacità che sono assolutamente presenti in grandi realtà private, in alcune realtà pubbliche. La polizia delle comunicazioni è certamente
svolge un grandissimo lavoro di grande efficienza e di grande capacità, riuscire a fare sistema è la sfida che è importante per tutti, ma per noi diciamo ancora di più. Noi abbiamo questa necessità di riuscire a mettere a fattor comune le capacità di risposta, le capacità di monitoraggio, le capacità di contenimento. Il dottor Abruzzese prima faceva riferimento all'importanza della prevenzione. Se noi guardiamo a quello che fanno altri paesi, anche qui il mio sguardo va in qualche modo a quello che fanno negli Stati Uniti, che insomma in qualche modo è una realtà diciamo di punta. Iniziative come la Stop Think Connect, che è una iniziativa, quella che va adesso molto di moda, no? Una PPP, una Public Private Partnership, dove si cerca di mettere a fattor comune una serie di capacità che sono presenti nel pubblico e nel privato per far veicolare quei messaggi, chiudete le porte, le finestre, no? Per dare strumenti, messaggi, informazione, awareness, consapevolezza ai cittadini, sono assolutamente fondamentali per l'Italia. Passando dalla dimensione utente a quella che poi è la dimensione invece aziendale, abbiamo le iniziative che dovrebbero essere messe in campo da una struttura di certa nazionale. E quindi dare modo alle imprese e ricevere dalle imprese una serie di informazioni, di capacità, di anche diciamo metodologie, approcci, anche qui rivedendo a quello che si fa negli Stati Uniti, ci sono, a parte lo US CERT, ma insomma ci sono delle articolazioni, c'è l'X CERT, quello dedicato ai sistemi di automazione industriale, che produce dei bollettini informativi su vulnerabilità, su tendenze, su approcci corretti all'implementazione della sicurezza nell'automazione, che sono assolutamente irrinunciabili e fondamentali per garantire che nel privato si riesca a riuscire ad implementare quelle che sono delle misure coerenti e efficaci, perché da soli nessuno, per quanto dotato di grandi capacità, nessuno è in grado di fronteggiare la complessità di questo mondo. Spendo un'ultima parola per porre l'accento su un fatto che secondo me è assolutamente determinante e sul quale bisognerebbe riuscire in qualche modo a investire, e non solo in termini di risorse ma anche in termini proprio di ricerca, se volete, e da questo punto di vista è un po' il trade union con il rapporto. A me è piaciuto molto, sono d'accordo con Gigi Tagliapietra, è piaciuta molto l'iniziativa della parte prodotta dalla Polizia Postale, perché diciamo si basa su delle informazioni certe, sono il numero delle denunce, il numero delle attività, cioè il problema della misura nel campo della sicurezza è un problema certamente molto complesso e insomma se voi e come so che tanti di voi leggono poi quelli che sono i rapporti che ci troviamo dai vari vendor, piuttosto che da anche per esempio in UK il gabinetto della presidenza del Premier ha prodotto delle valutazioni di impatti economici di quello che è ad esempio il cybercrime. Ecco, su tutte queste valutazioni io ogni volta che le leggo ho grandi dubbi su come sono raccolti i dati e in un momento di crisi internazionale dove diciamo il budget è diventato qualche cosa, no, da
allocare con estrema prudenza, riuscire a avere degli approcci corretti alla misura è sicuramente una possibilità di allocare e prioritizzare gli interventi in maniera più efficace. Grazie mille. Mi viene solo da chiosare una cosa che credo tutti vediamo, no? Sia il fatto di, tu parlavi di CERTA nazionale, il CLUSIT, in accordo col Ministero delle Comunicazioni io andai a visitare i principali ISAC americani, quello delle telecomunicazioni, bla bla bla, assieme a Luisa Franchina all'epoca organizzammo, non in segreto ma insomma senza fare grande clamore, un incontro tra tutti i responsabili sicurezza delle telecomunicazioni in Italia. Dicevano, guardate che gli ISAC non è che devi mettere subito il megacentro, 700 persone, eh? Cominciate intanto a scambiarvi i numeri di telefono, a conoscervi, a sapere chi, se voi non ci siete, bisogna chiamare, perché poi sono cose anche elementari che bisogna fare. Io ho un po' la paura che da noi o si fa zero, impera l'altrismo, ogni volta che tu poni un problema qualcuno dice sì ma il problema è un altro. Noi abbiamo grandi esperti di altrismo, tu stai dicendo bisogna ridurre il crimine come ha detto il dottor Abruzzese, sì dottor Abruzzese, è vero, ma è un problema culturale che vuol dire che per i prossimi 4.000 anni non faremo nulla perché il problema è un altro, no? Dice, non bisogna portare gli oggetti in azienda, punto. Sì, ma vede, è un problema organizzativo, è un problema altro, no? Vigliacco se uno fa quello che deve. Nel caso specifico io credo che ci sia anche bisogno di mappare il fatto di intanto avere una visione lucida e concreta e poi, scusate, due lire, due bisogna mettercele, perché il problema è quello di mettere risorse. Io credo che oggi possiamo misurare la volontà di fare un CERTA nazionale se due lire ci sono sopra, perché se poi scopri che è una bella idea ma non c'è una lira, per carità, perché le priorità sono altre. Credo che questo sarà uno dei temi su cui poi torneremo. Allora, se di qua c'era la domanda, tra virgolette, c'era l'utenza, di qua c'è l'offerta, qui ci sono i nostri partner che tra l'altro sono quelli che ci aiutano anche a organizzare Security Summit sia a Milano che qui. A voi, stessa domanda di prima, cosa c'è davanti? Quali sono secondo voi le cose più importanti da fare? Tenuto conto del fatto che il vostro punto d'osservazione non è soltanto quello di chi deve vendere i router, gli antivirus e le scatole e la consulenza, ma in particolare voi siete il riferimento, penso proprio a Oracle, per esempio di community di utenti, cioè di community di professionisti, e quindi in parte state cercando di realizzare quella cooperazione di cui da questa parte del tavolo si è sentita. Cosa vedete di fronte a voi? Chi parte? Parti tu? Vai. Grazie Gigi. Ci stai? Sente? Sì, sì, sì. Ah, grazie. Adesso mi sento anch'io. Va. Abbiamo il wifi. Volevo chiederti, Gigi, qualcuno ha cercato di violarti il tablet mentre facevamo questa... Questo non lo so, probabile che abbia cercato, se c'è riuscito non lo so. Infatti bring your own device, il leave your own device. Io il mio tablet oggi è questo. Sto prendendo appunti su tutto quello che hanno detto i relatori precedenti, perché ogni volta a Security Summit io mi siedo su questo tavolo e dico che cavolo dovrò dire oggi. E mi con me non lo sai mai. Con lui? Soprattutto non in anticipo, perché si sa, information leak è uno dei problemi. Allora, per abitudine io prendo appunti perché mi piace poi ripensare agli spunti e agli stimoli che hanno dato le altre persone, gli altri relatori. E ho notato tra i miei tre precedenti relatori una ricorrenza del tema dell'awareness e della formazione. Io, della cultura, no? Della sicurezza. Io sono qui a Security Summit su questo tavolo ormai da 4 anni.
e ricordo un intervento in cui dissi che i fornitori avevano una responsabilità che riguardava il fatto che tutte le volte che noi parliamo di awareness e di formazione e lo diciamo come soluzione di un problema è perché la tecnologia non ci è arrivata, quindi ammettevo un limite dell'offerta che magari obbligava l'utente una volta, se ci pensate, a fare, in fare a mano l'aggiornamento del sistema operativo. Oggi avviene in automatico, no? Per fare un esempio semplice. Questo è un limite che i fornitori hanno superato. Quindi i fornitori si sono resi conto che potevano fare un passo avanti, l'esempio che ho fatto è banalissimo, però è un esempio vero. Noi una volta era opzionale aggiornare il sistema operativo e non avveniva in automatico. E quindi dicevo, tutte le volte che in questi tavoli si parla di awareness e di formazione è perché noi fornitori non siamo stati capaci di dare una soluzione che non richieda una consapevolezza, un intervento umano di un certo tipo. Allora questa, se vuoi, era una mia piccola premessa. Poi leggo nel rapporto Clusit a pagina 19, nella tabella in basso, che la causa prima di attacco con successo, di furto di dati, è la SQL injection. La causa seconda sono le non vulnerabilities e le misconfiguration. Allora, a questo punto mi viene da dire, forse è vero che noi non abbiamo fatto abbastanza, però il tema dell'awareness e della formazione è assolutamente importantissimo. Non è che è per dare la colpa, diciamo, alla domanda e togliersela dall'offerta, ci mancherebbe altro. È che noi, lo diceva l'altro giorno Quintarelli all'assemblea di Clusit, diceva, noi 15 anni fa ragionavamo su fare delle start-up in internet. Oggi internet non solo è affermato, è anche una grande opportunità di business, di fare le cose, ed è anche un grande rischio con tutto quello che è annesso e connesso, mi riferisco al social, mi riferisco al mobile e così via. Quindi l'evoluzione è talmente veloce che noi come esseri umani non siamo abituati, le nostre organizzazioni non sono abituate e così flessibili da adeguarsi così in fretta. E quindi questo è un tema, è uno spunto che io vorrei dare. Se 2 anni fa forse ero un po' critico sull'awareness e sulla formazione, adesso vedo che è una responsabilità sociale, è una responsabilità politica, è una responsabilità dell'Italia, è una cosa che deve essere in agenda digitale, molto di più di quello che io oggi vedo. Se poi abbiamo modo di parlare di agenda digitale, come credo, rimanderei un commento di confronto tra l'agenda digitale europea e l'agenda digitale italiana che vorrei fare, però lo teniamo per dopo. Sì. Mentre invece, quando Gigi diceva che cosa abbiamo davanti e che cosa dobbiamo fare, allora la risposta al davanti forse ce l'abbiamo, magari ognuno di noi dà una percezione un po' diversa, una sensazione di quello che sta succedendo diversa su quello che succederà. Però c'è, quindi mi riferisco al social, un'altra volta al mobile, forse al cloud, dove per inciso, sempre nel rapporto Clusit, si nota una distanza grande tra quello che è la percezione di cosa serve, cosa fare e che priorità dare al cloud tra la domanda e l'offerta. Però lasciando perdere questi temi, volevo fare lanciare una raccomandazione. Allora, io nel prepararmi questa tavola rotonda mi sono andato un po' su internet a cercare delle cose, a riconsolidare delle cose che già sapevo e così via. Mi è ricapitato in mano il piano strategico della sicurezza del Regno Unito, dell'Inghilterra, e loro nell'executive summary, lo trovate, cercato, è banale, non solo parlano di proteggersi, ma di usare la sicurezza come opportunità competitiva per guadagnare quote di mercato, per competere, per fare meglio le cose. E questo è un po' il mio cruccio in questo periodo di crisi, no? Cioè la sicurezza è sempre stata vista come un costo. Noi abbiamo promosso delle ricerche con la community della security che ha menzionato Gigi e che vedete che partecipa sempre ai Security Summit, proprio sul ritorno dell'investimento nella sicurezza informatica. La sicurezza informatica per lo più, noi non riteniamo che sia giusto, però per lo più viene vista come un costo. Allora, l'ecosistema economico, pubblico, sociale, legislativo, il governo dovrebbe
aiutarci e farsi aiutare a concepire la sicurezza come un abilitatore di ritorno dell'investimento. E riteniamo che sia possibile. Io penso che sia possibile. Usare la sicurezza per creare dei nuovi servizi, per venderli, per farci dei soldi, per far funzionare meglio l'e-commerce senza sicurezza non funzionerà mai, per far funzionare meglio la pubblica amministrazione, per risparmiare soldi, spendere per risparmiare soldi. Fantastico. 6,45. Ma io ti ho taroccato il telefono, via mobile. Perché... Via mobile l'hai rallentato, per cui io vedo una bolla di spazio-tempo diverso da... Gastone Nencini. Sì, buongiorno a tutti. Come hanno detto chi mi ha preceduto, insomma, gli spunti sono notevoli. Una cosa che mi è piaciuta molto è il discorso di affrontare il nostro futuro alle spalle. Secondo me questo è perfettamente vero, perché quello che discutiamo oggi è nient'altro ciò che abbiamo già vissuto sin dai tempi antichi, se pensiamo dal momento in cui è stata inventata la stampa, sono stati inventati i sistemi di stampa, i caratteri mobili e così via, perché sin dall'epoca avevamo problemi di sicurezza, sin dall'epoca abbiamo dovuto proteggere le nostre informazioni, abbiamo dovuto cercare di evitare che qualcuno prelevasse le nostre informazioni. Oggi stiamo vivendo lo stesso identico problema, probabilmente è cambiato lo scenario, è cambiato lo strumento, quindi quello che sono le potenze di calcolo che abbiamo oggi a disposizione, quello che sono i device, aprono un nuovo aspetto, ma sempre di un vecchio problema, così come il discorso che sicurezza è uguale costi. Come diceva il dottor Campobasso prima, poi alla fine bisogna andare a parlare con chi tira fuori il denaro e quello che deve mettere in sicurezza, quello che ci permette di mettere in sicurezza poi determinate asset aziendali e non solo. Abbiamo un esempio purtroppo tragico che riflette questo paradigma, quello che è il terremoto in Emilia oggi, anche se è un aspetto completamente differente, ma sentiamo giornalmente: se avessimo fatto il piano sicurezza su quello che erano, se avessimo messo questo, probabilmente oggi spendevamo di meno. Quindi il discorso sicurezza è un discorso a 360 gradi, non è limitato solo all'informatica, ma è molto più ampio. Visto che qui però siamo al Clusit, dobbiamo parlare di IT, torniamo su quello che è l'aspetto IT. Oggi come oggi sta nascendo quella che possiamo definire la generazione dei social network. Oggi io vedo, mi capita di vedere figli di amici che all'età di 7-8 anni hanno accesso al computer, condividono informazioni su Facebook, utilizzano Facebook per parlare con gli amici. Purtroppo se, e qui per tornare anche al discorso dell'educazione e del passare le informazioni, una delle cose che dobbiamo iniziare a fare sicuramente è iniziare a parlare di sicurezza all'interno delle scuole, perché le persone, gli imprenditori, i professionisti di domani stanno nascendo oggi, e se nascono con questo imprimatur del poter condividere il tutto e di tutto e di più su quello che sono i social network, molto probabilmente in un futuro avremo problemi ben maggiori di quelli che vediamo oggi. Noi abbiamo discusso sempre su questo tavolo il rapporto Clusit al convegno di Milano, abbiamo dovuto fare un update dopo neanche 3 mesi. Quindi tu prima hai fatto la domanda: da qui a tre anni cioè, altro che sfera di cristallo, insomma, probabilmente se avessimo questa capacità come vendor di capire cosa succede da qui a 3 anni, insomma, probabilmente puoi negoziare meglio. Sì, sicuramente faremo del grosso business. Però quello che voglio dire io, noi stiamo vedendo l'avanzare di questa tecnologia, che è sicuramente utile, che è sicuramente porta dei benefici, ma dobbiamo di pari passo cercare di adattare quello che sono i nostri stili di vita. Prima sentivo parlare del mobile, il fatto del mobile. Il mobile oggi, per esempio, tutti parlano di bring your device, parlano di telefonini, tablet, ma se pensate, il mobile ce l'abbiamo dentro i televisori. E attenzione, quello è lo stesso identico problema. Oggi, io ieri stavo preparando un'altra presentazione per
per un altro convegno, dentro i navigatori. Dai navigatori si accede al cloud, dai navigatori si possono recuperare informazioni, dai navigatori si può fare commerce. Quindi vedete che il problema si sta sempre più amplificando e, diciamo così, le device che rientrano, che dovremmo controllare in un futuro, sono sempre di più. Cioè, probabilmente, non lo so, da qui a 3 anni che cosa la tecnologia ci potrà offrire, che sicuramente sarà utile, ma attenzione a come lo utilizziamo e attenzione a che cosa facciamo di questi apparati. Per prendere altri spunti rispetto anche agli interventi precedenti su quello che possa essere un po' il futuro da qui a 3 anni. Dal mio punto di vista, dal punto di vista di 3Micro, il focus principale di quello che deve essere la sicurezza oggi, poi è stato anche ripetuto, è stato anche detto da chi mi ha preceduto, è il discorso del dato. Cioè, quindi andare a proteggere il dato, andare a proteggere l'informazione. Quello che c'è intorno è sicuramente il sistema con cui andiamo a accedere a questo dato, il sistema con cui usufruiamo di questo dato. Ma attenzione a pensare al concetto del dato nella sicurezza. Fino ad oggi abbiamo pensato al concetto di infrastruttura. Quindi dobbiamo proteggere l'infrastruttura, abbiamo messo in piedi i famosi fortini, i famosi perimetri e così via. Oggi il perimetro non esiste più. Oggi con l'avvento del mobile, quindi l'avvento dei telefonini, l'avvento di quello che sono queste tecnologie che ci permettono di essere collegati 365 giorni all'anno, 24 ore al giorno, il nostro perimetro non esiste più. L'unica cosa che continua a esistere, che continua a essere fondamentale e che poi è il target principale di quello che sono gli attacchi del cybercrime, di quello che sono gli attacchi, sentiamo, Finmeccanica, la Cina cerca di prelevare informazioni, non cerca di fermarci l'infrastruttura, cercano di la polizia postale, insomma, il discorso delle frodi informatiche, non è che ci fermano il PC, no, cercano di prenderci il contenuto del nostro PC, cercano di prenderci l'informazione. Questo è quello che dobbiamo sicuramente proteggere da qui in avanti, perché l'informazione, così come era prima sulla carta, abbiamo inventato i sistemi di crittografia anche per criptare i documenti cartacei, oggi abbiamo sistemi di crittografia che permettono di criptare documenti elettronici, ma quello che è il target fondamentale di chi fa questa tipologia di attacchi sicuramente oggi è il dato, l'informazione. Quindi pensare un attimo... E ripeto, chi ha gli smart TV, chi ha i televisori a casa, attenzione, perché anche quelli sono fonti di attacco. Per dirne un'altra, noi diamo in mano oggi ai nostri figli a 3-4 anni, diamo strumenti, tipo i famosi giochi portatili, che hanno la connessione internet, su cui si possono probabilmente, a volte gli attiviamo pure quello che sono il discorso del commercio elettronico che si può fare con questi strumenti. Adesso non facciamo pubblicità, ma parliamo di PSP, Nintendo, tutti quelli che possono essere lì sopra. È uno strumento mobile a tutti gli effetti che fa commercio elettronico, da cui si possono accedere ai dati relativi ai social network, su cui ci possono essere informazioni riservate. Questo per legarmi anche, ecco, un'altra nota che avevo legato prima, un sistema di difesa integrata. Non pensiamo solo all'azienda, perché poi questo fatto di mobilità, per assurdo, adesso ripeto, è veramente un esempio banale, ma non così tanto, insomma, si potrebbe arrivare in un futuro ad avere veramente il fatto che il figlio mi viene in azienda con la PSP e mi possa infettare poi quello che sono i miei asset aziendali o col mio Nintendo. Calcolate che oggi poi la tipologia di attacchi che si sta sviluppando con quello che sarà poi una delle sessioni serali, che è l'Advanced Persistent Threat, i target non sono mai l'obiettivo principale, il target finale non è mai il primo obiettivo che viene colpito, si colpisce chi sta intorno all'obiettivo principale, perché probabilmente non ha livelli di difesa così elevati. Quindi ecco perché della difesa integrata, ad esempio un rapporto di difesa anche tra fornitore e cliente, tutto quello che è la problematica. A me mi è capitato più di una volta di sentire, girando per le aziende, ai consulenti
i consulenti sono, purtroppo è vero, i consulenti a volte sono quelli che portano all'interno delle aziende altre, questa tipologia di attacchi, quindi da qui a 3 anni che cosa fare Gigi? Non lo so, sicuramente ecco, cambiare un attimo quello che è il focus della sicurezza, cercare di collaborare tra aziende e tra istituzioni, come diceva anche Matteo, per cercare di innalzare questi livelli. Quello che è, guardiamoci dietro le spalle per vedere quello che abbiamo fatto in passato per proteggere sotto altre forme, per altri strumenti, quello che è poi l'informazione, che è la cosa principale che dobbiamo, dal mio punto di vista, insomma, proteggere oggi. Grazie. Giovanni Todaro, IBM, anche qua, con una aggiunta, direi, se possibile, il fatto che proprio IBM è l'esempio classico dell'azienda, come un po' tutte nell'offerta, prima era identificata come quella dei grandi scatoloni, siete diventati invece nel tempo una grande azienda di servizi. Cioè questo spostamento che fa parte del nostro mestiere, del problema dalle scatole, cioè ogni firewall, al contenuto, all'intelligenza, alle regole, diventa tutto molto più soft fino ai livelli più alti. Voi in questo processo, che è un processo che avete nel DNA, voi come lo vedete in quello che accade ogni giorno, no? Questa dematerializzazione sia della medicina che del male, no? Perché diventa davvero una battaglia quasi tra fantasmi, no? tra oggetti immateriali che combattono altri oggetti materiali. L'unica cosa che accade è il danno è ancora tangibile e concreto, ma il resto è una battaglia tra Jedi, se avete in mente la scena di Guerre Stellari che ho in mente io in questo momento, no? Il bene e il male sono due oggetti immateriali che si confrontano, no? Bene, grazie soprattutto dell'invito. Poi le domande cerco di razionarle o di seguire un flusso logico. Ne classifico 3 nelle domande. Spero di avere almeno 12-13 ore per articolarle. Sì, ma poi ti dematerializzo. Lui è un ologramma in realtà, non c'è. Esatto, l'interruttore è qua. Allora, parto un po' da 2 punti che dicevi prima, nel senso... Cosa vediamo e come reagire e cosa facciamo. Sono d'accordo con Gastone, forse 3 anni è un percorso lunghissimo, le cose succedono alla velocità della luce e quindi intanto ti ringrazio per il rapporto de Clusit, perché è un lavoro molto ben fatto, ha un linguaggio anche digeribile per le persone che non si occupano di sicurezza. E questo è importantissimo anche per quello che diceva il dottor Campobasso, nel senso che il CSO, che adesso è una figura o responsabile della sicurezza, deve assumere un ruolo importante in azienda, e questo è il problema dell'organizzazione. Quindi dobbiamo aiutare queste figure ad assumere un ruolo sempre più importante, sempre di leader. Devono avere un responsabile di compliance o di risk management, e a parlare con signori che stanno nel board, che si possono preoccupare di quello che succede, che cosa succede, cosa facciamo noi se ci accade quello che sta accadendo ad un'altra azienda. E questo per una grande azienda. Lo stesso problema in una visione diversa potrebbe essere per la piccola azienda, che non ha nemmeno i soldi per poter fronteggiare le attività che deve fronteggiare. Qui si deve preoccupare di risolvere questi problemi, e allora anche nella pubblica amministrazione bisogna cercare nuovi modelli per usufruire e pagare questo servizio. In altri paesi, meno in Italia, e questo magari è una postilla per il discorso dell'agenda digitale, una conversazione che facevamo ieri, è quello di aggregarsi, di confederarsi e utilizzare dei servizi. Faccio l'esempio dell'ospedale, ma potrebbe essere in qualsiasi altra azienda, per gestire attività pratiche, potrebbero essere quelli degli accessi.
un po' il fenomeno del il percorso dell'organizzazione di dialogare con il management deve essere affrontato, e deve essere affrontato in termini di risk management e l'interno anche qual è il rischio IT a quale corro. Quindi quello che vedo sono principalmente quattro fenomeni che un po' sono stati sintetizzati negli spunti dei relatori che mi precedevano, ossia l'esplosione del dato per varie ragioni. Le aziende adesso si trovano a gestire un patrimonio di dati, di informazioni, devono capire dove è informazione e dove è dato, e questo dato deve essere messo in sicurezza. Gli accessi e le moltitudini di accessi scatenano una marea di log informatici che devono essere trattati, e si può trattarle da un signore che ha quelle piccole tre risorse, perché poi questo è un altro tema che non è stato toccato durante gli spunti. Scusami, ma... un secondo, siccome sì. Il dottor Abruzzese deve fuggire, io gli farei però un applauso da tutti noi, grazie per quello che ha fatto e che sta facendo, grazie mille. Scusa. No, prego. Quindi dicevo l'esplosione dei dati, poi un altro tema che era stato toccato, che era quella, chiamalo Bring Your Device, o come lo chiama Gartner, Consumerization of IT, che introduce un altro problema di complessità. Sicuramente il tema... e non solo del mobile, ma anche di apparati che sono diversi, il cloud o tutto passa attraverso internet, l'esempio del televisore o degli apparecchietti o anche di qualsiasi apparato in un processo industriale che adesso diventa un indirizzo IP, e la sofisticazione degli attacchi. Quindi questi sono i quattro fenomeni che vedo io adesso, che introducono e moltiplicano quella che è la complessità di un signore, un CSO, di un responsabile, di un'azienda che deve curare quattro domini, ossia ci sono persone che accedono ad applicazioni, che accedono a dati e che accedono all'infrastruttura. Se ne parlava poco fa, non bisogna più o non è più sufficiente controllare il perimetro, ma controllare quelle che sono le relazioni tra questi quattro domini. Le persone non sono più gli impiegati, ma sono impiegati, clienti, fornitori, alcune volte cliente anche fornitori, si deve considerare anche l'hacker, il dato non è fatto più nella stessa maniera, ma non si tratta più di dati strutturati, ma ci sono dati che non sono strutturati, ci sono dati che sono in movimenti, che stanno in una memoria, o nella memoria del televisore, o nella memoria delle stampanti. Le applicazioni non sono fatte più nella stessa maniera, fino ad arrivare all'applicazione dei mobile, hanno un time to market molto veloce, alcune volte si arriva a rilasciare un'applicazione beta o la versione 0.1 senza nemmeno averla testata, senza nemmeno capire quali sono le vulnerabilità classiche che quell'applicazione può avere nel primo rilascio. L'infrastruttura è fatta in una maniera totalmente diversa. Quindi quello che dobbiamo introdurre, qua passo alla domanda successiva, è cercare di avere l'intelligenza nel capire o predire determinati comportamenti. Non basta più sapere che c'è una vulnerability. Nel report era citato un dato importantissimo. Una vulnerability a zero day è stata quantificata con 100.000 euro. 100.000 euro significa che io ne faccio tre all'anno e ho uno stipendio di un dirigente di alto livello, 300.000 euro. Quindi questa criminalità aumenta e continuerà a aumentare. Vabbè, ho stimato, vero? In nero, esentasse, esatto. Hai detto benissimo. Quindi non è un fenomeno che diminuirà, e nei problemi che il paese sta affrontando aumenterà esponenzialmente. Quindi dobbiamo pensare che ci sono signori che stanno nella loro cantina per cercare di capire quali sono le vulnerabilità di un sistema ed attaccarlo in tempo zero. Significa che io magari non ho una patching, quindi tecniche di patching nel rilasciare in un ambiente cloud, immaginate,
non sono più sufficienti, ed ecco che la tecnologia in questo caso ci deve aiutare a risolvere questi problemi, che potrebbe essere un esempio il tema del virtual patching. Quindi la risposta secondo noi è quella delle competenze, dell'integrazione e dell'intelligenza. Con intelligenza intendo anche inserire temi o tecniche ormai note in altri campi della business analytics nell'ambito della sicurezza. Quindi predire un determinato comportamento, avere un sistema che mi permette anche di agire, spostare le poche risorse che io ho in una fascia più alta di risoluzione di determinati problemi o di investigation, e lasciare quello che diceva anche il collega in determinati automatismi. Un altro dato del rapporto è che nel 60% dei casi sono tecniche banali che già conosciamo e abbiamo in campo degli strumenti per controbilanciare. L'SQL injection si fa dal 2007, se non sbaglio. Ci sono delle best practice non solo con i firewall, ma che anche con l'IPS, che risolvono quel problema lì. Altri report come quelli dell'X-Force ci dicono quali sono i comportamenti nel inserire determinati comandi script all'interno di altri testi. Questi problemi li risolviamo. Se riuscissimo a risolvere il 60% delle nostre problematiche, staremo a parlare magari di più delle tecniche più sofisticate dell'ATP. Quindi molto pragmaticamente, e sono il discorso che diceva, mi dispiace che è andato il direttore della Polizia Postale, ma sono in quei termini di awareness, quindi capire com'è fatta la mia dimensione, capire com'è fatta la mia azienda e cercare di dare delle priorità e porre dei rimedi spostando il valore delle mie risorse, degli skill che sono preziose, su una fascia più alta. Quello che voglio dire è: io da poco ho comprato una casa, certo sono entrato in quella casa, la prima cosa che ho fatto, per ritornare al tema trattato precedentemente, ho cambiato gli infissi esterni, prima nella parte esterna, poi nella parte interna. So benissimo, e da qua non vi lascio il mio indirizzo, dove stanno i problemi, so benissimo che possono entrare da un buco ed entrare nella casa. Questo è il gatto, no anche altri secondo me, però... facendo determinate cose possono entrare in casa e trovarmi lì nella notte. Quindi con questo voglio dire che bisogna partire dalla consapevolezza di quello che è la mia azienda, dove stanno le problematiche, questo non è un passo facile, dove stanno le mie problematiche, e agire su una di quelle quattro dimensioni, people, e quindi significa accessi, significa dato che deve essere trattato e che si devono individuare le anomalie, significa applicazioni, significa infrastruttura. Automatizzare il più possibile per porre rimedio e controbilanciare immediatamente e contrastare immediatamente quello che potrebbe essere un attacco banale o non. Capire che cosa succede nel mio network. Noi in IBM abbiamo circa 9 centri di ricerca e sviluppo e 9 SOC, si gestiscono circa 13 miliardi di eventi al secondo, che sono tantissimi. Capire che cosa succede lì, ci vorrebbe una montagna di risorse, e allora bisogna passare da quelli che sono gli eventi che non servono, gli eventi che devono accadere, ai 25-10 eventi che meritano attenzione, dove ci potrebbe essere un'anomalia e dove ci sono automatismi contrastarli. Un altro esempio banale: se vedo che ci sono 3 accessi che non vanno a buon fine, dopodiché con la stessa utenza e password mi parte uno stream dalla tabella delle carte di credito, qualche anomalia c'è, e allora posso intervenire immediatamente. Sono due fenomeni magari diversi, che analizzati separatamente hanno la loro dimensioni correlati, e questo è banale, ma in alcuni casi cercare di predire determinati comportamenti, allora quello è un valore. Quindi secondo me questi sono i passaggi che dobbiamo fare, che parte dall'organizzazione ma anche da alcune cose pratiche che possiamo mettere in campo per bilanciare e spostare il livello delle nostre risorse. Oh, bene, questo era solo il riscaldamento, no? Abbiamo fatto proprio un po' di flessioni, 3 giri di pista, perché adesso invece vorrei che facessimo tutti interventi più rapidi, diventa più divertente, poi arriviamo a cose vertiginose alla fine, fuochi d'artificio. Qui dietro ci sono le ballerine, no, perché non ce le hanno passate, avete visto il posto? No, ci stava un po' di. No, più che altro che verso, poi alla fine vorremmo che la cosa debordasse, nel senso che
in termini di botte e risposte le facessimo anche con chi c'è in sala. Io partirei da un tema che a me è molto caro, quello della scarsità. A me hanno insegnato che la scarsità è generatrice di invenzione, perché a fare security con 4 petamiliardi i miei amici del BSI, del Bundessicherheit Institute in Germania, quando sono andato per il governo tedesco a fare un lavoro, 500 persone. In Italia è comoda fare security con 500 persone con i soldi, buoni tutti, capaci tutti di fare le città in piano. Provate a farle in Umbria voi le città, senza doverle spianare, che probabilmente gli americani avrebbero detto qui non si possono fare le città. Provate voi a fare le fabbriche nel Bellunese, comode farle a Los Angeles. Avete idea? Non avete mai fatto la valle di Longarone, dove è nata la Luxottica, che la Ray-Ban tra l'altro se l'è comprata, no? Cioè, il grande tema della scarsità, perché? Perché voi, noi in fondo, quelli che i manager, lui è stato assunto per fare cose impossibili con risorse scarse, perché è la scarsità che deve generare mentalità, creatività, pensiero. Ripeto, non c'è bisogno di strapagare nessuno per fare le cose con un sacco di soldi, un sacco di risorse, budget illimitati, dicono a Milano in Buntüch, cioè sono capaci tutti. E siccome io spesso sento colleghi che dicono ma non ci sono soldi, eccetera, evviva! E allora la tua testa cosa ti fa venire in mente? Questa è la domanda. Dato che la scarsità di mezzi è un dato oggettivo esterno, non so se ce ne siamo accorti, ma pare che ci sia un certo vento di crisi, come possiamo fare in modo che questa scarsità ci faccia venire buone idee? E lo aggancio, ripeto, con interventi endovenosi, al fatto dell'innovazione. Noi come Clusit ogni anno lanciamo il premio Clusit per premiare le tesi di laurea, e a parte 3-4 casi, francamente, non è che abbiamo visto cose brillanti, intuizioni geniali. Mi domando se invece, secondo voi, ci sono dei terreni da esplodere. La ricerca, penso in particolare a voi di Finmeccanica, cioè, proprio perché la condizione di scarsità, la condizione di minaccia non sono eventi accidentali, sono parte integrante del sistema. Cosa possiamo fare? Cosa secondo voi bisogna fare per convivere, coesistere in una condizione? Cioè, secondo me la crisi è un'opportunità, non è per dire la strozzata delle 11:20, ma è la condizione mentale in cui noi dobbiamo porci, perché il rapporto tra ciò che bisognerebbe fare e ciò che c'è fuori sarà sempre diseguale. Chi vuole, adesso non c'è più l'ordine, cioè andiamo con il, non tocca a me, adesso mi interroga in storia e non sono preparato. Cioè, chi ha voglia di dire qualcosa interviene. Siccome mi avete provocato... È come il maccarone, mai provocato. Esatto. Io sono solo nato a Roma, però in realtà sono un senza patria. Devo riprendere, il tema della scarsità è fondamentale, perché questo un po' si ricollega a quello che ho detto nella prima fase, che forse, devo dire la verità, era un po' noiosa, lo dico anche verso me stesso, perché sono abituato a essere un po' più operativo nelle cose e a parlare di fatti concreti, e credo che questo intervento vorrà prendere spunto proprio di questo aspetto. Però una cosa sul tema della scarsità si ricollega a quello che ho detto prima, il concetto della managerialità, cioè il concetto che ormai non è possibile immaginare dei super tecnici che non abbiano la capacità di interagire con un'azienda e rendersi conto delle esigenze dell'azienda e quindi misurarsi nel rapporto costo-beneficio di quello che devono portare a casa. E bisogna essere sinceri, molte volte questa dimensione viene forzata, le persone si lamentano e probabilmente non sempre sviluppano l'attività di inventiva, ma si arenano un po' sulle loro disgrazie economiche. Quindi sicuramente una crescita anche manageriale delle persone, e davo il suggerimento del ricambio, ora non voglio dire cambiate tutte le aziende, scambiatevi il posto tra di voi, ma
lo farei anche io. Esatto. Io dico venite a prendere pure il posto mio, poi vedete che cosa succede. E quindi non è facile, perlomeno stanotte ho chiuso all'una la mia giornata, o meglio questa mattina, ed è iniziata abbastanza presto anche questa. Allora, volevo ricollegarmi anche a tutta una serie di cose che sono state discusse oggi. E temi non di scarsa importanza. E si è parlato del mobile e sono delle cose molto, molto sensibili in questo momento, però io chiederei alle persone in sala oggi quanti di voi hanno rifiutato il fatto che sul proprio mobile il provider richiede il proprio posizionamento. Io non voglio fare una statistica, ma molti sicuramente hanno detto ok, a me va bene. In realtà noi ci siamo messi in tasca una persona che segue quello che facciamo, dove andiamo, e ovviamente tutta una serie di controlli remotizzati gestiti da qualcun altro. Oppure gestiti da qualcuno che entra in questo telefonino e ovviamente cattura queste informazioni, che è molto più semplice di quanto si possa pensare. Io lunedì scorso sono stato in ABI e mi hanno rinvitato dopo 5 anni di banca a riparlare ancora all'associazione bancaria. E non mi sono messo a fare un discorso di che cosa può accadere su un attacco APT, per esempio, si è citato poc'anzi, che è il vero problema di questo periodo. È il vero problema perché è molto più grave di quanto si possa in questo momento immaginare ed è molto più pervasivo di quello che se ne pubblicizza o che qualcuno in questo momento può dare sui media, perché forse l'ignoranza anche porta a non parlarne molto di queste situazioni. Ma ho preferito fare in quell'intervento lunedì scorso in ABI, dove in realtà, e qui passatemi l'esempio, io ho attaccato un'altra banca e ho fatto vedere come. E il mio interesse non era trasferire dei soldi da un conto a un altro. Il mio interesse era capire quali erano i piani industriali di quella banca. Ora, ovviamente, non vorrei che rimanesse questa frase così, adesso a Prozzese ritorna. Ovviamente, cosa ho fatto vedere? Ed rimane, credo di averlo ancora in tasca la presentazione. Ho fatto capire come si fa un attacco APT. E ho parlato a dei ex colleghi del sistema bancario a dire che io ho iniziato da Google. Abbiamo individuato una banca pakistana, abbiamo costruito un caso, abbiamo individuato una persona, ho trovato i suoi indirizzi email e abbiamo costruito, visto i suoi interessi che abbiamo trovato su Facebook e quant'altro, dove abbiamo capito quella persona esattamente chi fosse, e in teoria gli abbiamo costruito un messaggio da fargli arrivare sul suo computer mandato da una persona a lui conosciuta. Il problema è che in quel messaggio c'era qualcos'altro oltre che un PDF. Ovviamente tutto questo non è accaduto, ma non è una cosa impossibile, voglio dire, non è una cosa che un esperto e neanche di così grande ed elevata tecnicalità e neanche con grandi fondi in assoluto possa trovare difficile realizzare. Ebbene, se non ci si rende conto che ormai le nostre vite sono tutte collegate a questi sistemi e tutti potenzialmente vulnerabili, io mi sono posto cosa nella mia azienda, io produco radar. Noi produciamo sistemi del riconoscimento dei caccia, oltre a costruire anche gli stessi caccia. Il sistema FF tra due caccia che sono in volo e che volano a 1500 km orari, non è che vedo la targa di quello di fronte e capisco che è un amico o un nemico. C'è un sistema che individua la capacità, no, quello è un amico, non devo sparare, quell'altro invece sì. Ma sono software, signori, che vengono ricaricati su un aereo e gestiti da un sistema a terra che è linkato con determinate strutture.
ovviamente stiamo parlando di sistemi molto complessi, ma provate a immaginare se un attacco a parte Stuxnet, una centrale nucleare iraniana, sia invece nel cambiare la linea che un segnale radar dà di un aereo su una rotta. Lo posso modificare, lo posso addirittura cancellare. O se non c'è, lo posso creare. Quindi la cyber security, soprattutto in un'azienda come la nostra, è fondamentale, perché deve essere precedente addirittura alla creazione di una piattaforma come sono quelle che noi facciamo. Prima bisogna creare la difesa dell'oggetto che dobbiamo andare a vendere, che sono le piattaforme. L'elicottero è una piattaforma, un aereo è una piattaforma. Ma se io prima a quello Stato, a quel governo, non gli do la garanzia che quello che io gli sto vendendo è sicuro da un punto di vista cyber, in realtà gli sto dando soltanto un prodotto, poco più di un hardware e un software locale. Quindi questo è l'elemento su cui bisogna alzare tutto il nostro livello, di quanto questo contributo sia un contributo che va al di là di una difesa locale. Ma qui vorrei, però non crede che proprio noi, dico noi per non dare la colpa agli altri, noi del mondo del software invece su questo abbiamo fatto un pessimo lavoro? Quando noi diamo fuori software e poi dopo 3 minuti diamo fuori la patch, cioè stiamo dichiarando che stiamo distribuendo e vendendo prodotti non testati, cioè, poi com'è che l'hanno chiamato? Crowdsourcing, crowd develop, cioè gli abbiamo messo le mutande a questa cosa, ma in realtà abbiamo venduto prodotti non testati, inaffidabili, dicendo provalo che ti fa bene. E poi lei adesso sta dando invece un messaggio molto più rigoroso, che dice diventa un dovere nostro, prima ancora di dartelo il prodotto, di verificare che non ti fa male. Cioè è come se dessimo in giro le medicine, dice provatelo, se sopravvivete ci sono buone probabilità che siano buone. Non crede che stiamo pagando un po' anche un malvezzo che per anni abbiamo fatto, vedendone l'aspetto positivo che ci ha permesso di essere veloci, ma dimenticando che in realtà c'era una pillola avvelenata dentro? Ma diciamo che il cloud è un momento storico dei prodotti IT che commercialmente ha un senso, ma che non lo vede altrettanto compatibile con la sicurezza che deve essere garantita a determinati ambiti. Se vogliamo fare cloud per scambiarci le fotografie, va bene, facciamolo. Non esiste l'opportunità che un cloud possa essere uno strumento valido in sistemi complessi e di interazioni tra strutture. Non c'è ancora ad oggi, perlomeno, una tecnologia tale in grado di proteggere all'interno del cloud quelle che sono gli scambi informativi. Al massimo un cloud privato, al massimo quello, ma anche su quello potrei avere dei dubbi. Diciamo che l'evoluzione nostra, quindi è ovvio che le patch vanno a colmare quei gap di capacità di reazione immediata a delle problematiche che poi si evolvono anche loro. Io dico sempre, la criminalità è organizzata, il problema è che le aziende si devono organizzare anche loro, perché dall'altra parte il nostro nemico, al contrario, trova delle alleanze immediate, mentre noi, magari all'interno di questa stessa sala, quando usciamo fuori, dopo grandi interessi a collaborare, però magari lo rendiamo un po' più difficile come elemento pratico. Quindi diciamo che voglio fare questa provocazione e continuerò sempre a farla. E come dico sempre, la mia porta è sempre aperta nella logica di una sana collaborazione tra strutture. L'importante è che ci sia la volontà di aprirsi in maniera seria su questi ambiti. C'è un modo per rispondere alla scarsità è collaborare. Cioè, se io non, cioè la collaborazione è la prima cosa a fare quando ci sono... Ma no? Diciamo che rientra ancora in quello che era una mia idea e di cui probabilmente in Finmeccanica forse ho trovato il luogo giusto dove farla. Io sono convinto che nel sistema bancario nazionale
e così ho la presunzione di conoscerlo, diciamo, non dico approfonditamente, ma abbastanza bene. All'interno di questa sala credo che ci saranno almeno una cinquantina di banche presenti in termini di gestione delle vostre carte di credito. Vi posso garantire che non c'è un sistema univoco di gestione della sicurezza delle vostre carte di credito. E quindi c'è una frammentazione di servizio, ma non di soldi spesi per comunque creare una difesa di qualcosa. Quello che all'epoca, non dico che mi sono inventato perché non c'è bisogno di grande fantasia, è quella di creare una sola struttura capace di poter gestire l'intero movimento e dare un servizio unico di alto livello, ma a un costo più basso per il sistema bancario e per il cliente che poi alla fine lo paga. Se noi entriamo in questa logica di sinergia, non è una competizione economica tra banche, non è che una banca deve vincere sul piano economico perché io ho meno clienti frodati rispetto al tuo, perché un cliente frodato è un cliente che si arrabbia col sistema bancario, non solo con la sua banca, anche perché magari ho la carta di credito Unicredit e passo nel POS di Monte dei Paschi piuttosto che del Banco Popolare. E quindi il sistema di compromissione è un sistema di compromissione che ovviamente va a toccare tutti. Poi all'interno delle varie piattaforme ognuno cerca di mitigare al meglio o di dare un servizio che aiuti il proprio cliente a essere più tranquillo. Se al contrario tutti quanti nel sistema bancario si trovasse un unico punto di riferimento, non mi riferisco soltanto ovviamente alle carte di credito, ma mi riferisco all'online banking o al mobile banking o quant'altro, bene, probabilmente saremmo tutti molto più contenti e la fiducia, il trust verso il sistema sarebbe superiore da parte anche del cliente. La competizione su altre basi, secondo me, non sulla sicurezza. Teo? Sì, io ho sempre, diciamo, difficoltà a scegliere quale delle tue. Quindi avevo preparato una risposta, però vai. Anticipo una cosa, prendendo spunto dall'ultima cosa che hai detto, sul software e sui prodotti, no? che sulla difettosità. Insomma, c'è quella bellissima riflessione di Bruce Schneier sui tre passi, no? che vengono scatenati da un aumento di, lui suggerisce, di liability, no? Proprio su questi aspetti, che porterebbe a un incremento della consapevolezza del mercato e infine dei livelli di sicurezza nella società. E, insomma, la provocazione che lanciavi era assolutamente interessante. Ritorno. Quello solo a titolo di cronaca, in una riunione a livello europeo ci fu un lungo dibattito con l'associazione degli utenti inglesi, che sono tostissime, che pretendevano che l'Unione Europea imponesse la certificazione del software in termini di qualità, no? Figuratevi, grandi dibattiti, perché dicevano: ma come, ci obbligate a certificare i freni delle biciclette, i giocattoli, l'IKEA gli fate un mazzo così, gli fate cambiare i bulloni, software no, perché freno alla... Quindi il tema... Sì, sì, assolutamente. Ritorno sul discorso della scarsità. E mi ricollego a una cosa che diceva Alessandro Vallega prima, no? Cioè, se effettivamente la sicurezza possa essere quel fattore abilitante che porta poi di fatto a creare crescita. Ed è interessante, per esempio, ricordare che in alcuni paesi questa cosa viene fatta. Singapore, per esempio, è un paese che ha una estrema attenzione a cercare di diventare un attrattore di capitali esteri sulla tecnologia, in particolare sul cloud sono molto attenti e anche con investimenti che non sono giganteschi, ma dando dei segnali al mercato no, di grande attenzione sui temi della sicurezza e quindi grande affidabilità.
E quindi tutto sommato sì, potrebbe essere un modo e anche per superare, diciamo, aiutare a superare il momento di crisi. Io ricordo che l'anno scorso, credo proprio esattamente un anno fa, ero alla Digital Agenda Assembly a Bruxelles, io stavo nel panel che si occupava di cyber security, e poi sono andato ad ascoltare invece il panel che parlava di cloud, e tra le tante opinioni che sono state, insomma, portate dai vari paesi e dai vari rappresentanti, insomma, tutte assolutamente degnissime. Lì si ragionava molto di privacy, no? Perché ancora era in fase di preparazione la bozza di direttiva europea, eccetera. A un certo punto dalla platea un signore ha alzato la mano, no? E dice: ma insomma, qui si ragiona tanto, no, di come fare per portare i dati all'estero, quali sono, a eliminare le barriere, ma perché non cerchiamo di ragionare di farli venire in Europa questi dati dall'estero? Cioè, creiamo un'infrastruttura normativa, ma non solo, tale per cui si riesca in qualche modo a far decollare una impronta europea e si riesca in qualche modo, no, a sfruttare l'occasione per, non tanto per abbattere le barriere, ma per attrarre poi investimenti. E allora il tema della scarsità potrebbe essere, no, un tema da sfruttare, e ne parlavamo prima dell'inizio della sessione. Una delle cose che a me è piaciuta molto, oggi parlo molto di Stati Uniti, ma in generale non sono molto americano, esatto, però insomma, una delle cose che mi è piaciuta molto è la Cloud Federal Strategy, in particolare l'approccio che è la Cloud First Policy, cioè non pensare di approcciare direttamente sul consolidamento, ma provare a darci delle regole, e in America l'hanno fatto, dove il nuovo nasce in via prioritaria in un certo modo. Allora il tema della scarsità in questo senso potrebbe essere un motore, no? Nel senso, il nuovo comunque avrei fatto degli investimenti, quindi vuol dire che non devo recuperare risorse che al momento non ho. Come quando i paesi dell'est alla fine non avevano tutta la vecchia infrastruttura a portarsi dietro e sono partiti direttamente con reti innovative. Esatto. No? Esatto. E tutto sommato il fatto che questa idea, no, venga proprio da un paese che tutto sommato vive di grandi investimenti e di grandi no, capitali che vengono in qualche modo passati al mercato, questo la dice lunga anche sul momento che stiamo vivendo. Interessante è poi anche alcune iniziative europee. Noi dobbiamo, come Italia, dobbiamo cercare di riuscire a cogliere il più possibile no, quello che in qualche modo l'Europa ci porta, e mi piace ricordare in questa occasione il fatto che proprio sulla sicurezza i bandi europei, le call europee stanno investendo molto, stanno mettendo grandi capitali che sarebbe complesso trovare in altro modo, e volevo ricordare che Consip assieme al Mise e a un altro partner in UK privato abbiamo lavorato per presentare assieme a poi Bund eccetera eccetera una serie, un progetto che verrà finanziato, se vinciamo ovviamente, per la lotta alle botnet. Questo è una cosa di cui si parla da tempo. Ci sono 8 milioni di euro che l'Europa ha messo sul piatto,
e la nostra proposta è interessante perché in qualche modo vedrebbe all'interno di una struttura molto distribuita in Europa, ma un centro di eccellenza proprio da noi. E questo tema delle botnet è assolutamente centrale. Prima si parlava, no, in vari momenti di bring your own device. Immaginate, no, quanto un problema, no, di poi oggetti che sono in qualche modo governati dall'esterno, quando riescono ad essere no, stabilmente inseriti all'interno di una struttura aziendale, quanto questa situazione possa essere dirompente e quanto possa complicare poi gli scenari in maniera assoluta. Tanto più che quello che noi vediamo e che si vede nei rapporti, il rapporto di Verizon lo mette fortemente in evidenza, abbiamo delle grandissime difficoltà a livello mondiale, anche per i numeri che ricordava prima IBM, a capire esattamente che cosa sta succedendo in un dato momento. Quindi la difficoltà è proprio questa. Allora, chiudo dicendo che la scarsità può essere una risorsa, anche perché avendo scarsità dobbiamo spendere in maniera oculata, e quindi come diciamo, ci ricordano tutte le metodologie e gli approcci virtuosi, no, l'analisi del rischio e quindi il cercare di focalizzare sulle reali esigenze di sicurezza e non, è sicuramente un passo avanti, perché la semplicità è più semplice da governare della complessità. E quindi vorrei fare un instant poll, 10 secondi al massimo a testa. Terremoto, cadono le linee telefoniche, cosa dicono? Aprite i vostri wifi. Su tutti i giornali è uscito come disabilitare la security dei vostri wifi. Secondo voi è stata una bella idea o una stronzata colossale? Sì, no, bella voto idea, vai. Voto per la seconda. Tu? No, senti, ti appelli al quinto emendamento? Mi appello al quinto emendamento. Secondo me ci sono determinate decisioni come queste che non sono pensate correttamente, non si analizzano gli impatti correttamente. Lo stesso discorso che facevamo prima nell'azienda. No, 10 secondi. Finito. Io mi sto solo chiedendo se daranno la stessa enfasi a richiuderle le wifi dopo. Tu cosa dici? La seconda? Bip. Istanbul poll in sala, chi è d'accordo che è stata una sciocchezza? Chi pensa che sia stata una cosa utile e buona? 1, 2, 3, 4. Ok, niente, era un instant poll, fatene l'uso che volete. Torniamo al discorso della scarsità. Allora, io ho apprezzato il commento di Matteo su farli tornare in Europa sti dati, no? Cioè, se noi guardiamo l'offerta cloud, che può essere dalla posta piuttosto che servizi un po' più evoluti o l'infrastruttura eccetera eccetera, è fatta tutta all'estero. Noi come europei, e dico italiani, ma gli italiani in questo campo devono essere assolutamente europeisti, perché non si può fare il cloud italiano, lo reputo difficile, non c'è l'economia di scala sufficiente. Noi come europei abbiamo bisogno assolutamente di riappropriarci del cloud, perché sennò sono sempre gli altri che sono davanti, e la ricchezza migra lentamente dall'Europa agli altri stati nazionali. E quindi questo mi è piaciuto molto, approfitto di questo tema per fare una piccola pubblicità sul fatto che noi discutiamo di privacy nel cloud oggi pomeriggio in tavola rotonda, e auspichiamo che, e abbiamo visto bene il fatto che nella proposta di direttiva di regolamento europeo, Data Protection Act, che ha menzionato sempre Matteo poco fa, che è recentissima, di pochi mesi, fine gennaio, il legislatore propone sia di semplificare da una parte la privacy per le aziende, perché nel momento in cui per esempio introduce il concetto di stabilimento principale
ove quindi vale la legge dello Stato nazionale, perché purtroppo prendiamo atto che le leggi delle privacy nazionali sono tutte diverse in Europa. Quindi valendo lo stabilimento principale, almeno un'azienda che implementa un proprio sistema può seguire le leggi di un solo Stato e non di n Stati. E dall'altra parte però, quindi semplifica verso l'azienda, dall'altra parte però protegge maggiormente il cittadino nel momento in cui si parla di denuncia dei data leakage, cioè e avverrà fra poco che le aziende che perdono i dati lo dovranno dichiarare al mondo o o alle autorità competenti oppure comunque ai consumatori che sono stati danneggiati. Questo sarà un buon elemento anche per riattivare un dibattito in termini di sicurezza. E quindi data protection e poi la protezione del dato del cittadino europeo ovunque esso sia, quindi l'Europa affermerà con forza che anche il mio dato, pur essendo in un sistema cloud americano o di Singapore, deve essere protetto con le leggi europee. Poi inizieranno dei contenziosi lunghissimi con le aziende, ma comunque diciamo che e questo è diciamo per dare un apprezzamento a quello che diceva Matteo al cloud al fatto che ritengo che il cloud sia sicuramente una strada, probabilmente in certi ambiti, non nell'ambito militare, come diceva il dottor Campobasso. Per quanto riguarda la scarsità in tempo di crisi, io sono contento che hai scelto proprio questo tema, perché noi alla fine ritorniamo sempre a parlare di quello, ma anche perché, e di ritorno dell'investimento, no? Perché l'altra faccia è un po' quello, anche perché questo penso che alla fine, in ultima analisi, sia il nostro problema. Allora, volevo dare alcuni flash, adesso spero che siano abbastanza organici come ragionamento. Allora, il collaborare è la soluzione, sicuramente una soluzione, della dimensione normalmente ridotta, sottodimensionata della nostra industria. Io ho fatto scienze politiche, mi ricordo quando si parlava anni fa della struttura produttiva dell'Italia, no? E quindi si parlava in chiave positiva, no? Della flessibilità di questa piccola industria. Questa piccola industria purtroppo non è in grado e non ha quei volumi che le permettono di dedicare una parte significativa di investimenti per la ricerca e lo sviluppo, per l'innovazione, eccetera. E questo è un limite che noi come italiani probabilmente ci portiamo indietro. Allora, quindi la dimensione ridotta della nostra industria ce le fa perdere una alla volta. Tu hai menzionato Luxottica, mi spiace veramente tanto, perché non è più un'azienda italiana a questo punto. Quindi, però ovviamente ce n'è una sfilza, anche nella moda, nel made in Italy, che siamo così bravi, forti, eccetera, alla fine li perdiamo. Quindi collaborazione, forse o riusciamo a creare delle industrie più grosse con le risorse italiane, però forse è un po' utopistico, oppure comunque necessariamente abbiamo bisogno di una struttura di collaborazione che da una parte aiuti le aziende, i distretti, eccetera, a fare in maniera più efficiente e veloce e economica gli investimenti necessari. Dall'altra magari, a parte gli investimenti, che nel caso nostro specifico della sicurezza, che aiuti le aziende a mettersi in sicurezza. Allora, come Clusit abbiamo proposto già nei temi di agenda digitale il tema della protezione delle piccole e medie imprese, ma non per farle sopravvivere ancora una volta con iniezione di denaro, ma per fare in modo che si mettano in sicurezza, che siano in grado di competere sul mercato internazionale, non sostegno di tipo queste piccole e medie imprese, ma proviamo a fare in modo che possano esportare, possano diventare loro grandi e acquisire per una volta un'azienda francese oppure americana. E quindi alla fine credo che l'azienda, quando pensa di risolvere il problema della scarsità, si trova una serie di problemi che deve affrontare facendo il più possibile ecosistema, sfruttando quello che è disponibile. Noi con la Community for Security in parte ce ne siamo resi conto, abbiamo aggregato aziende dagli studi legali. Io quando l'ho creata questa community nel 2007 non immaginavo mai che avremmo avuto 5 studi legali in community, dagli studi legali ai Big Four, ad altri big, ai sistemi integrator, eccetera. Ovviamente sono la community fino al penetration testing e forensic
e un'agenzia investigativa e le associazioni, come Cloud Security Alliance, vedo qua Alberto in prima fila, Matteo qua a fianco a me, come Clusit, come AIEA, come AUSET. Allora, la collaborazione per noi è un valore. Quello che può essere un invito è alle aziende clienti di venire a vedere, perché noi siamo un po' fornitori che ci parliamo tra di noi, quindi abbiamo una vista del cliente che arriva mediata dalla nostra conoscenza. Non abbiamo tanti clienti, pur essendocene, ma non abbiamo tanti clienti che ci frequentano. Però ritornando, quindi uscendo di nuovo dall'ambito privato, ma ritornando all'ecosistema, c'è il tema della... Ti ho bloccato il telefono, 00, eh? No, sono io che ho scattato. Ok. No. E alla responsabilità del sistema, no? Del sistema nel senso della politica, no? Della buona politica. Allora, io ho fatto un'analisi semplicissima di agenda digitale e ho notato questa cosa qui. Se voi guardate sul sito di agenda digitale, il sito italiano, vedrete che abbiamo un pilastro che si chiama infrastruttura e sicurezza, che racchiude quello che in Europa sono, nell'agenda digitale europea, sono due pilastri, che uno era Very Fast Internet e l'altro era Security and Trust. Allora, quindi già in Italia abbiamo messo insieme queste due cose. Poi se io guardo dentro il pilastro delle infrastrutture e sicurezza, degli 8 argomenti di cui si parla, poi è ovviamente un'analisi, se vogliamo, semplificata, perché si basa sul conteggio di righe in una tabella, poco più, non si va a valutare poi il peso specifico di queste righe, però sono un'indicazione. Allora, di queste 8 cose che noi abbiamo dichiarato in agenda digitale italiana, che è in corso di elaborazione, quindi facciamo in tempo ancora a intervenire, ce ne sono 4 che parlano della banda, mi sta bene, infrastruttura ci serve, 3 che bene o male parlano di cloud, declinato come, soprattutto come infrastructure as a service, come disaster recovery, mi sta bene, e uno solo di sicurezza, che è il CERT, per fortuna che almeno quello c'è, perché è proprio la base di tutto. Facendo la stessa analisi a livello dell'agenda digitale europea, ci sono 9 di 14 argomenti che parlano di cyber war, cyber crime, cyber attack, cyber esercitazioni, cyber collaborazione tra le polizie, c'è veramente 9 di 14 di cyber. Allora, il cyber è un problema, noi ce l'abbiamo, io sono convinto che combattere con efficacia il cyber crime, per non arrivare allo spionaggio che magari riguarda soltanto alcuni, sia abilitante per l'Italia, non solo per il nostro settore, nel nostro lavoro, nelle nostre aziende. Poi, sempre dentro questa europea, ce ne sono 2 che parlano, 2 di 14 parlano di privacy e 2 di 14 parlano di bambini, di protezione dei bambini, di cui si trova una traccia nell'agenda digitale italiana, dove si parla di smart communities e smart cities, e una che parla di illegal content. Se io inoltre guardo la traduzione italiana o una rappresentazione sintetica dell'agenda digitale europea sul sito italiano, sembra che l'Europa abbia fatto del capitolo Trust and Security, è riassunto così, come un aspetto che riguarda la riservatezza e la tutela dei dati personali, ma non è così. In Europa si parla 9 di 14 di cyber, e questo è il mio invito, cioè a rimettere anche un po' in discussione questo, per aiutarci a fare sicurezza in tempo di crisi, cioè probabilmente ci sono delle cose che si possono fare che avranno un investimento alla Singapore, la gente si fida, viene da me, perché sono sicuro, come ho le autostrade, le linee elettriche, le linee digitali, ho una struttura sicura. Thank you. Chi di voi? Dici niente tu. No, sto buono, perché sennò poi... Ti mangi. Io sto qua in mordolingua, ma arrivo. Per quanto riguarda il discorso scarsità, sicuramente ti posso dire che non combacio con quelli che sono poi i target e gli obiettivi che mi dà la mia azienda, perché alla fine quello che voglio... Cioè, la scarsità è fuori, ma non la tua, no. No, nel senso che uno dei problemi della scarsità è, secondo me, uno dei problemi che poi non ci porta a fare innovazione, non ci permette, è proprio questo, quello che guida tutto quello che possono essere le nuove idee, alla fine deve essere il business. Quello che abbiamo chiamato ritorno degli investimenti, chiamiamolo come ci pare, però alla fine devono portare dei risultati a quelli che sono gli investitori, a quelli che mettono i soldi sopra. Io non mi trovo d'accordo
quello che stavo detto al dottor Campobasso circa il fatto del cloud, di, sì, sicuramente una nuova tecnologia, come tutte le nuove tecnologie, aperti dei nuovi scenari di problematiche che però devono essere gestite. Ripeto, come ho detto prima, dal momento in cui abbiamo inventato la carta sono nati dei problemi per il mantenimento delle informazioni, quindi la carta, parliamo di migliaia di anni ormai, però in parte l'abbiamo risolto, in parte ci abbiamo convissuto per tanto tempo. Così sono le nuove tecnologie. Qualsiasi nuova tecnologia apre dei scenari e delle problematiche che non erano state previste prima. Il discorso che facevi tu sul software, sì, va bene, ecco, non ritengo sia possibile poi effettuare un test sicuro al 100% di quello che è uno strumento software, o quello di che possa essere anche uno strumento di utilizzo dell'infrastruttura IT in generale. Comunque sia, un problema nell'ambito della progettazione esiste sempre, a volte sappiamo che conviviamo con questi problemi. Secondo me il discorso di, in questo momento di scarsità, come diceva Alessandro, la cosa che andrebbe fatta, ma questo le nostre aziende non penso che ce lo permetteranno, è quello di collaborare veramente pesantemente su quello che è il mercato, cioè essere noi coloro che attivano poi in parte il mercato, a volte collaborando anche su situazioni dove potremmo essere anche in competition, quindi potremmo avere interessi comuni. Quello che stiamo vedendo oggi invece, che cosa succede? Stiamo cercando, ecco, di, per quello che sono aziende commerciali, Timo 3 Micro, Oracle, IBM, è comunque sia mantenere una buona fetta di mercato, aspettare tempi migliori, andando a tagliare su quello che sono poi le revenue, quindi quelli che sono i guadagni di queste società, o andando a vendere servizi a basso costo, senza valutare poi la professionalità che ci stanno dietro questi servizi. Il cloud, la sicurezza nel cloud, secondo me, e delle nuove tecnologie in generale, è un fattore abilitante. Io faccio un esempio, ripeto, anche qui basta guardarci quello che abbiamo fatto in passato con altre tecnologie. Prima ci producevamo la corrente in zone, anche a casa, diciamo, no? C'era il vecchio mulino. Poi sono nate le aziende di servizio, tipo l'italiana Enel, che ha iniziato a fare distribuzione. Quella è una forma di cloud. Quindi il cloud può essere sicuramente un fattore abilitante. Il fattore dei pagamenti bancari e carte di credito. Se pensiamo che continuiamo a utilizzare una tecnologia degli anni 60-70 per quello che sono le carte di credito, vediamo una delle ultime statistiche, meno del 50% della popolazione italiana usa carte di credito, che ha di età maggiore. Perché? Perché non si sente sicura. Probabilmente se le banche, ma il costo è grande e elevato, lo so, investissero nel cercare di rendere più sicuro un sistema di pagamento elettronico, l'ho detto prima, sì, probabilmente saremmo in un passo avanti in questo momento. Così come il discorso, ecco, dell'utilizzo di queste nuove tecnologie, dobbiamo utilizzarle con attenzione. Gli strumenti, probabilmente qualcosa già esiste, qualcosa può essere migliorato, ma sono l'unico sistema per poi andare a combattere quello che è questa scarsità di cui soffriamo oggi, insomma. No, stavamo commentando che dice, intanto in Italia per usare le carte di credito bisogna sconfiggere il nero, che vi ricordo è un elemento che non incoraggia. E poi credo che io ieri ho avuto un gentilissimo tassista, mi ha detto c'è la carta di credito, sì, poi durante il viaggio mi ha detto sa dottor, se però a me mi costa 4%, siamo da mente d'accordo. No. E questo, c'è la sicurezza, ma c'è poi un po' un sistema che ci sta intorno e ognuno contribuisce, no? È ovvio che io mi occupo di musica, come molti sanno, per esempio, voi non avete idea di quale influsso benefico stia facendo l'operazione contro il nero e contro l'evasione fiscale per la musica, perché la musica in Italia vive di nero, no? La gente che va a suonare ai piani bar, eccetera, tutto è regolare, niente permessi, niente impulse, eccetera, eccetera. Adesso che hanno cominciato a prendere strizza, si fanno fare la fattura, ma se il musicista deve fare la fattura, viene fuori che deve pagare le tasse, allora comincia a scoprire che, guarda caso, forse avrebbe diritto anche a una pensione, che in fondo gli conviene. Se vuoi dare dignità alla musica, si apre un nuovo mondo. Infatti io sono in consiglio di amministrazione di una delle più grandi cooperative d'artisti a Verona, cresciamo del 20% anno su anno,
e lo stiamo chiamando boat people, cioè stanno arrivando artisti che stanno scoprendo, all'inizio obbligati alla legalità. Questo è solo un segnale di come rovesciamenti di mondi, poi a quel punto gli fai capire che non devono cascare quando ci sono i concerti e la sicurezza, ci sono i guanti, ci sono gli elmetti, devi fare la visita medica, devi avere preposto della sicurezza, e se il palco non è a norma, sorry, il concerto non si... Ma la gente si incazza, ho capito, la gente si incazza, ma se tu muori è molto peggio. No? Questo qui è un mondo che sta rigirandosi, in cui ognuno di noi dà il pezzettino, no? Prego. Volevo fare un contributo. Io credo che il dottore Campobasso parlava nel caso del cloud di maturità della metodologia, delle tecnologie, che magari è molto matura nel caso della posta, molto difficile di portarlo in questo momento in un ambito difesa, e mancano delle funzionalità. Quindi sposo appieno il commento, portarlo in un ambito difesa ancora siamo molto lontani, no? Adesso siamo in una fase dove, quando 10 anni fa si parlava di SOA e si parlava tanto, nessuno la faceva, adesso invece molte aziende stanno implementando dei progetti di SOA, non se ne parla più di SOA, no? Si parla molto più di cloud, quindi questi sono i due momenti diversi. Il tema della scarsità, secondo me, lo dobbiamo vedere da un punto di vista di opportunità. Cerco e mi spiego meglio. Di solito l'innovazione viene sempre da una scarsità di risorse, l'ho toccato poco fa. Sicuramente ci sono pochissime risorse umane, skillate, che ci servono per fare il nostro lavoro di sicurezza. Alcune si utilizzano male, quindi possiamo decidere se queste risorse devono cambiare soltanto manualmente la porta del firewall, oppure spostarli verso una fascia superiore e recuperare dal mercato. E sicuramente il budget della sicurezza non è più sostenibile, quindi non posso approcciare questo tema o un determinato problema, devo cercare sul mercato qual è la migliore soluzione che mi risolve quel problema. Devo avere più una visione d'insieme. E sono particolarmente felice che su questo tavolo ci siano due realtà che sono delle eccellenze. Conosco benissimo Finmeccanica, ha citato un esempio anche Consip, e noi dobbiamo replicare queste eccellenze, nel senso di attirare questi capitali anche nell'ambito della sicurezza. Ci possiamo fare promotori in un mercato europeo, in un mercato globale, di servizi da dare al resto del mondo. Abbiamo delle eccellenze umane, abbiamo delle eccellenze tecnologiche, sfruttiamoli, confederiamoli, mettiamoli insieme per dare dei servizi all'estero nella sicurezza. Questo è un importante motore anche della nostra economia. Ecco perché dicevo, vediamo la scarsità come un'opportunità. Sì, ma guarda, nel rapporto che abbiamo scritto nel gruppo di lavoro per Enisa all'epoca, io ricordo che ho fatto questa raccomandazione dicendo che, per esempio, per gli enti locali, territoriali, per i comuni, no? Perché nelle riunioni A non capisco una mazza, non ci sono gli aspetti. Benissimo, perfetto. Ma allora facciamo così, prendiamo 20 comuni di un territorio che condividano lo stipendio di un povero disgraziato che sappia qualcosa di security e che faccia l'infermiere scalzo, esatto, chiamiamo, era proprio questo. No? E come prima parlavamo, dire, ma bene, business continuity, mettiamo assieme 10 comuni che facciano una micro cloud tra di loro, almeno per garantire i servizi essenziali. Non ci sono i soldi perché lo faccia ciascuno? Cominciamo a metterci insieme. Non so se sapete che ci sono i cosiddetti GAS, i gruppi di acquisto solidale, ci staranno pure insegnando qualche cosa che nella vita di tutti i giorni, insomma, diamoci una mano. Facciamo il carpooling, è un esempio in cui la scarsità fa venire buone idee. Esatto. È questo che io sto dicendo, non è solo che dobbiamo pensare che si... Mi è venuta in mente una cosa prima, avete detto le scuole, bisogna fare education, benissimo, facciamo un'operazione congiunta, mandiamo il rapporto Clusit a tutti i presidi intanto delle superiori, cioè che qualcuno gli sponsor dica Selcusta, Consip, facciamo un'operazione, lo mandiamo a 5.000 presidi, quanto costa farlo? Quanti sono? 10.000?
in termini di scarsità, una lettera d'accompagnamento, e facciamo in modo che poi cominciamo a vedere le scuole non come una fonte del problema, magari gli istituti tecnici al quinto anno, invece che mandarli, come capita a noi, a fare i baristi o a raccogliere le pesche, usiamo gli studenti dell'ultimo anno per aiutare il comune dove sono, magari a fare un briciolo di hardening, cioè usare questa condizione endemica, insomma, di un paese che non se la passa benissimo e che è vero ha altre priorità, per non spostare tutto al momento magico in cui chissà da quale pianeta arriverà la soluzione, insomma. Io prenderei gli ultimi 20 minuti, 15 minuti che abbiamo per parlare di questa famosa agenda digitale. Volevo però dare un piccolo contributo. Innanzitutto, quando si parla di cloud, visto che è stato giustamente citato prima, bisogna sempre rendere... Ah, se volete parliamo di cloud. No, bisogna capire innanzitutto chi sono gli interlocutori delle aziende. È stato giustamente citato il contesto di riferimento, per esempio, di un'azienda quale Finmeccanica. Io credo che se faccio una domanda in questo momento in questa sala, chi conosce esattamente Finmeccanica, sono sincero, io ci ho messo 3 mesi a capire veramente che cosa fa Finmeccanica e non ho finito. E troverò difficoltà ad avere qualcuno che abbia una reale consapevolezza del livello dell'alta tecnologia che questa azienda esprime quotidianamente nei campi dell'aerospazio, e quindi entriamo nei discorsi di Augusta e di Alenia, ma nessuno sa che siamo tra i più grandi costruttori di missilistica, siamo nello spazio con Telespazio e con i satelliti attorno al nostro pianeta, siamo nei siluri, i primi praticamente costruttori al mondo nei siluri per sommergibili e per l'aeronautica sempre contro nave, e stiamo parlando dell'altissima tecnologia per i ministeri della difesa. I nostri clienti si chiamano Pentagono, si chiamano Ministero della Difesa francese, inglese. Pochi sanno che in Inghilterra, per colloquiare digitalmente con il Ministero della Difesa inglese, si usa una rete completamente diversa da quella che è normalmente usata negli scambi di informazione. E quindi quando si lavora in questo contesto, vi posso garantire che i sistemi di interazione sono purtroppo anche diciamo nel nostro sistema interno aziendale molto complessi, molto difficili da garantire, e parlare di cloud obiettivamente completamente in controtendenza con quello che è l'oggetto di cui si sta identificando in questo momento lo sharing delle informazioni e la capacità di facile accessibilità a queste informazioni. Ripeto, l'ho detto prima, un grande strumento, ma non ancora adeguato a determinati contesti. Anche la Kellogg, che fa probabilmente i suoi cornflakes conosciuti a tutti, ha necessità di difendere le informazioni, ma stiamo parlando di mais tostato. Dipende da che cosa parliamo e quindi quali sono gli ambiti delle informazioni che noi dobbiamo difendere. Io ogni giorno siamo responsabili anche della classificazione delle informazioni, noi lavoriamo col segreto di Stato, quindi immaginare di metterlo nel cloud mi sembra una cosa, come dire, un esercizio piuttosto difficile. Ripeto, lo diventerà, la tecnologia migliorerà nel tempo, ma in questo momento non ci sono ancora le condizioni perché questo possa essere utilizzato a un certo livello. A meno che, cioè, una domanda, magari il cloud lo potreste fare voi per quel senso di responsabilità verso la piccola media impresa che menzionavo. No, quello che cioè, allora farlo voi come fornitore, no? Allora, non sono stato qui ad annunciare cosa, perché non vorrei sembrare, però in realtà, e io parlo anche per il mio ruolo all'interno dell'azienda, questo è esattamente quello che voglio far arrivare Finmeccanica, ma non arrivare Finmeccanica fra i prossimi 5-10 anni. Nel mio obiettivo come manager di azienda, io dico sempre, forse non sono decisamente il miglior capo della sicurezza che nessuna azienda può immaginare, forse sono più un amministratore delegato della security all'interno
di un'azienda come Finmeccanica. Cioè io devo vedere la capacità dell'azienda di sapersi proteggere al giusto prezzo, ovviamente per i livelli che io devo garantire. Quindi quando si parlava prima che sono giustamente stato assunto per la scarsità di fondi, purtroppo nella sicurezza non si possono avere scarsi fondi. Io immagino che sarà la difesa, cosa che già accade, ad abbassare dei fondi. Quindi probabilmente, come già accaduto, produrremo meno Joint Strike Fighter, gli F-35 per l'Italia. Stiamo parlando di commesse ovviamente che vanno anche oltre l'Italia, ma sicuramente si aumenterà gli investimenti nella sicurezza e nella cyber security. E sono convinto, e noi proprio per la sensibilità che abbiamo in questo ambito, possiamo giocare una posizione, non voglio dire di leadership, ma sicuramente di primo piano in questo contesto. E non mi riferisco solo a Finmeccanica. Quindi quando facevo riferimenti bancari prima, non è un mondo a me sconosciuto. Io ho trattato sicurezza in banca, la conosco molto bene e quindi so anche cosa può essere utile a un sistema di quel genere, ma non solo. Immaginiamo tutto il mercato delle piccole e medie aziende che non possono investire. Certo. Noi dobbiamo prendere questo ruolo, ce l'abbiamo nel sistema della difesa dell'aerospazio e della sicurezza. Ma visto che abbiamo parlato di cloud, faccio anche io uno spot, ma perché ci tengo. Voi sapete, o qualcuno di voi che mi conosce sa che uso le metafore della musica, perché io di tecnologia capisco una mazza, ma di musica no. Infatti la mia presentazione a Trieste si chiama Cloud Computing. Mi hanno già scritto, dice guarda che non si scrive così. Grazie, è stato molto interessante, ma è proprio Claude, perché io voglio parlare di Claude Debussy. E quindi State of the Net, che è una conferenza bellissima, chi può ci venga, vi posso anticipare qual è l'elucubrazione che ho fatto, che così come non si può capire la musica del Novecento senza capire Debussy, senza capire che ha cambiato le scale, che ha inventato nuove scale, per cui quello che con le scale tradizionali, quando lo ascolti, ti sembra stonato, se tu invece cambi scala, la musica di Debussy è perfettamente logica, bellissima, straordinaria. Quindi andare ad analizzare il cloud con tutte le metafore che avevamo prima è una follia, non si capisce, no? Persino secondo me il termine security e cloud non c'entra. Cioè, stai chiedendomi di... Non so, c'era appunto la classica battutaccia military intelligence, non funziona, cioè i missili intelligenti, non puoi, felicemente sposati, ghiaccio bollente, cioè sono tutte queste contraddizioni di termini che non possono funzionare, cioè cloud security non può funzionare, bisogna pensare ad altre cose, bisogna cambiare scale, bisogna capire che questo è un altro paradigma e probabilmente ascoltando così come si ascolta la musica, non focalizzandosi su una cosa, ma con la capacità di percepire a molti livelli, ci facciamo un'idea dei problemi, della complessità, della straordinarietà, della bellezza. Cioè, questo credo sia il tema in fondo che lei affrontava, dicendo, ma vi rendete conto di cosa stiamo parlando? Perché a questo punto bisogna davvero cambiare scala, bisogna cambiare e capire che è solo... Per esempio nella musica occidentale che ci sono 12 note che vi ricordo non sono 7, in quella indiana sono 108, per cui se volete imparare a suonare sitar sappiate che vi si apre un mondo, un raga a un ritmo a 108, per cui quando già fate fatica a fare i 4/4, coraggio, avete un mondo di opportunità davanti a noi. Questo credo sia in fondo il tema che stiamo affrontando oggi, capire che non basta voler razionalizzare, dobbiamo anzi aprire. Quando Gastone diceva prima, occhio che ci sono i televisori, no? Ci sono le PlayStation, questo l'internet delle cose, l'IPv6, finalmente 4 petamiliardi di indirizzi in più. Chiunque si occupa di security dice, oh santo cielo, pensavo che fosse un mondo governabile. In Europa abbiamo detto... Le reti non sono complesse, questo professore francese diceva, sono inestricabili. Cioè nel momento in cui io accetto
di avere di fronte a me un mondo, come dire, complicato in fondo, ho ancora la pretesa di governarlo. Nel momento in cui invece io capisco che è molto più complesso di me, comincio a essere umile. Vi ricordo che nella sicurezza un po' di sana umiltà è la prima grande precondizione. Io volevo davvero concludere col tema di agenda digitale per avere un vostro parere e capire se secondo voi è comunque, con tutti i limiti che tu ricordavi, inclusi ti ha scritto pezzi di quel documento, con Consip abbiamo ottimi rapporti, voi, almeno che ci sia qualcuno di voi nei tavoli, questa cabina di regia, a me le cabine di regia mi fanno una paura, no? Perché di solito le cabine sono su in alto, no? Forse vedono, ma però hanno una difficoltà d'ascolto incredibile. È una grande opportunità che almeno esista l'agenda digitale. Ho anch'io la paura che si guardi ancora più all'infrastruttura, a vedere, va bene, allora ho capito, scaviamo di nuovo, mettiamo i fili, perché così come il problema delle comunicazioni in Italia, allora costruiamo autostrade, costruiamo ferrovie, cioè questa visione un po' da primi dell'Ottocento, cioè le grandi infrastrutture. Però, santo cielo, ce l'abbiamo, proviamo a far sentire la nostra voce, questa è la posizione. Voi come la vedete, così a epidermica? Dai, vai, ci sei tu. Questa qui se non è un'alzata a pallavolo. Guarda, faccio un attimo un gioco di cappelli, mi tolgo un attimo quello di Consip per rispondere un secondo sul discorso del cloud e mi metto quello della Cloud Security Alliance, che è un ossimoro come tu ricordavi, per dire che certamente il problema della sicurezza nel mondo cloud è un problema centrale, no? Il cloud ha grandi vantaggi e grandi possibilità, bisogna riuscire a governare il problema della sicurezza. Certamente Cloud Security Alliance come organizzazione globale e noi in Italia come associazione nazionale, stiamo cercando, come capitolo nazionale, stiamo cercando di portare avanti un approccio che consenta per gradi e per contesti a complessità crescente di riuscire a cogliere quei vantaggi che sono certamente a disposizione nella sicurezza che è richiesta. Mi rimetto il cappello di Consip e parlo di agenda digitale. Noi ci auguriamo che al di là di quelle che siano le cose che usciranno sul decreto Digitalia e che insomma verranno costruite, sono in costruzione, no, come ricordavi tu, forse no, in un modo un po' lontano in alcuni momenti, ci sia l'opportunità di vedere chiariti perlomeno alcune cose, cioè nel senso l'ICT pubblico in Italia sconta delle non chiarezze che speriamo che vengano assolutamente chiarite, e cioè chi fa ricerca, chi fa le regole, chi fa la realizzazione o contribuisce a fare la realizzazione. Tu citavi i GAS, no? E Consip, se volete, no? È di fatto un grande aggregatore di domanda, no? E quindi da questo punto di vista per noi il grande obiettivo dell'agenda digitale è proprio questo chiarimento. A questo auspichiamo che ci siano alcune cose. Io ricordavo il CERT nazionale e da questo punto di vista, no, la distanza e la capacità di ascolto, io ho fatto un'audizione specifica su questo, quindi spero che no, perlomeno, esatto, sia arrivato il messaggio. L'altro grande tema è quello del cloud, perché in un momento in cui appunto c'è scarsità di mezzi, il riuscire in qualche modo a sfruttare quelle tecnologie che
fanno dell'economia di scala il loro punto di forza è certamente buono e giusto. Ma io ho un impegno di concludere tra un minuto e mezzo, perché sennò voi non potete andare a visitare il loro stand, e invece è molto importante che voi approfittiate della pausa tra adesso e gli eventi del pomeriggio per andare a vedere in concreto le soluzioni che loro propongono. Un flash però anche da parte dei vendor su questo tema di agenda digitale, perché ovviamente ci siete. Flash, tu passi? Lui passa. Voi? Allora, sicuramente ottima iniziativa, condivido quello che diceva adesso Matteo, insomma, riusciamo a portarla avanti e a renderla un qualcosa di tangibile, che non rimanga semplicemente una bella idea sulla carta, ma che diventi veramente qualcosa che possa permettere poi a questo paese di crescere in termini economici e in termini strutturali. Sì, io prendo un minuto per focalizzare soltanto un aspetto, che è quello, per me la sicurezza significa anche passare attraverso il middleware e il commento che facevi prima di patching e di qualità del software. Il software deve essere fatto in una determinata qualità, noi siamo promotori di questo, abbiamo degli strumenti che permettono anche di calcolarla questa qualità nei diversi aspetti, non si va in dettaglio adesso, ma molto spesso il software è fatto from scratch, che ha una qualità diversa ovviamente da un software costruito con determinate metodologie, con determinati strumenti. Un esempio potrebbe essere quello del business process management. Nella pubblica amministrazione i processi di un'entità sono totalmente scollegati da processi di altri, altre aziende potrebbero essere elettrici, hanno strumenti diversi che non si parlano tra di loro, si chiamano i call center e non si ottengono i servizi. Questo è un problema essenziale che deve essere risolto. Deve essere risolto con la qualità del software, deve essere risolto con il middleware, deve essere risolto con un'iniziativa di questo tipo. Sono d'accordo sul fatto che forse la sicurezza non viene citata e non ha la rilevanza che dovrebbe avere, come nel caso europeo, ma ci sono altri ambiti all'interno del programma che magari non parlano strettamente di sicurezza, ma poi alla fine certo fanno il loro dovere. Bene, signori, allora io intanto ringrazio i miei ospiti perché sono stati, come sempre, vittime di questa cosa non preparata, per evitare che arrivasse Slideware e cose del genere, e sono stati bravissimi, li ringrazio davvero. E un'ultima cosa che mi sento di dirvi, proprio mi viene in mente, che per la parte security questa è la nostra agenda digitale, e se davvero ciascuno di voi la prende e la dà a un sindaco, la dà a un preside, ne fa un'occasione per, in fondo, senza aspettare che siano gli altri a fare le cose, potremmo cominciare noi in piccolino a fare qualcosa per creare le condizioni in cui poi le altre cose che man mano accadranno troveranno un terreno pronto. E magari quest'idea di fare una spedizione alle scuole, vi ricordo che una delle idee folli che abbiamo come Clusit è che i prossimi Security Summit alcuni li vogliamo fare dentro le aziende, con quelle grandi, magari con Finmeccanica, veniamo e dicendo, invece che venire al Security Summit veniamo noi nelle aziende, perché se questo tema della security è forte, facciamolo. Io faccio un'altra cosa, un'iniziativa, un regalo di Natale. Dai, adoro, il regalo di Natale che faccio sempre ai dipendenti delle aziende per cui ho lavorato. E li ho invitati la mattina a fare un incontro con tutti loro, a spiegargli che cosa vuol dire proteggersi, soprattutto sulla cyber security, e però con la promessa che nel pomeriggio mi avrebbero fatto venire i figli, perché il problema poi se lo portano a casa ed è vissuto a casa. E quindi la sicurezza, in quel caso di Unicredit, ha fatto questa iniziativa, e quest'anno penso di farla con Finmeccanica. Fantastico, se ha bisogno di un rocchettaro, di fare cose, io vengo, cioè, non c'è problema. Grazie a tutti, grazie. Grazie per l'invito.